Boh, buonasera. Buonasera, amici ascoltatori. Boh, caldo. Già caldo come un boiler, per carità. Va bene, come va? Tutto a posto? Tutto a posto, tu eri? È bello farti questa domanda ogni volta. Io forse è meglio se non lo dico. Potrebbe essere bannabile. Allora, intanto siamo qua davanti all'anteprima numero 300, anteprima Panini numero 381. Esatto. Niente, questo mese si era ipotizzato di fare la parziale, poi invece è andata così, perché tra una cosa e l'altra è palesemente andata che è già uscita la completa, e quindi la completa. Direi che ci lanciamo. Esatto. Ma due parole per chi non sapesse, questa insomma è la rivista che esce. Si può chiamare rivista secondo te questa cosa qua? Si può chiamare, sì. Tecnicamente, rivista, catalogo. La rivista catalogo che esce ogni mese. Ovviamente la completa non contiene solo Panini, nonostante sia edita da Panini, contiene insomma anche Star Comics, editori minori, dove c'è insomma uno showcase delle varie uscite. Esatto. Insomma, mese per mese della fumettanza che tocca sgranare qua, purtroppo, perché invece di drogarci come tutti i bambini normali abbiamo deciso di fare questa cosa qua, eh? La grande caccia ha inizio, ragazzi. È Discovery inizia. Edition, primo volume della saga. Non l'abbiamo già visto la scorsa, mi pare di sì, vero? Che c'era già una 380. Sì, esatto. Sarà un'anteprima dove ritorneranno praticamente quasi tutte le uscite della scorsa, quindi vedremo. Un'anteprima light come la Philadelphia. Sì, la chiamo light, con veramente poca roba da che io, cioè questa volta non farò Bruce Wayne, perché effettivamente ci avrò uno o due pezzi massimo da prendere, però vedremo adesso nel video. Ho capito. Ovviamente come al solito qua avremo il counter dei soldi, della grana che parte, e vediamo se questo mese, perché alla fine ogni mese sei riuscito a superare il mese prima. Lo so, però questa qua, cioè, l'ho proprio girata e ho un pezzo, cioè i periodici ovviamente non li conto, li conterai tu man mano, perché tanto sì, tanto faccio tutto io in posta, claro. Sì. Però proprio di nuovi pezzi ce n'è uno, cioè 1/2, cioè non è poco. Va bene, andiamo a scoprire che succede. Intanto non vendiamo librerie. Vendiamo strumenti per suicidio, tendenzialmente. Sì. Capito? 20% di sconto dal 22 maggio all'11 giugno, ma sul sito praticamente. Sì. No, da tutto, anche le edicole che aderiscono. Cioè, anche le edicole, le fumetterie. Fumetterie che aderiscono. Sì. Ma tu pensa. Sì. Ma posso solo immaginare. Ovviamente la nostra non aderirà, ma questo è un altro discorso, logicamente. Sì, esatto, va bene, guarda lì l'omnibus di Fresh, tra l'altro. Va bene, speedrunniamo il sommario e le anteprime, tanto è tutta roba che vediamo dopo. Qua abbiamo intanto, vabbè, un paio di piccole action figure per il nuovo film. Sì. Guardiani della Galassia, tanta roba, tra parentesi, che io ho veramente adorato. E partiamo subito con DC Comics, con Crisi Oscura sulle Terre Infinite numero 7, disponibile anche in edizione Variant. Abbiamo praticamente... sono 6 euro di spillato a luglio e 8 euro di Variant. Questo è un periodico per tutti e due. Ne abbiamo già parlato. Non ho ancora letto il nuovo numero, perché esce prossima settimana. Quindi andatevi a prendere le vecchie anteprime, dove ne abbiamo un po' approfondito. Capito? Cazzato nero. Continua la saga di Joshua Williamson e Daniel Sampir. Hai capito? Sampir, sì, esatto. Pariah ha raggiunto il massimo della potenza, la sua manipolazione del multiverso continua, capito? Questa roba che spoiler abbastanza. La madonna, io me lo sono già dimenticato, figurati. Va bene, cosa sono? 14 euro a testa praticamente? Sì. 8 e 6, 14, possibile, scopriremo in post se sono una capra. Batman vs. Robin Lazarus Planet numero 2, sono 5 euro di spillato a luglio, disponibile anche in edizione Variant, 7 euro. Tra l'altro sembra anche carina la Variant. Anche questo l'abbiamo già visto nella 380, ne abbiamo anche già parlato un po'. Esatto. Il fatto che non l'ho ancora letta, perché deve ancora uscire il numero 1, quindi... Tu lo prendevi alla fine, sì, vero, perché dovevamo... toccava scoprire perché si scannavano... questi qua praticamente. Esatto. E adesso non conosci del primo, quindi volevo aspettare l'uscita del primo per parlarne, non ho ancora letto. Ora la domanda è:
La domanda è: io l'avevo ordinato, me l'ero messo nel conto. E questo non me lo ricordo, sincero. Bene, non c'è problema. 12 euro a tutte e due, tanto. Siamo qua, che devi fare? Va bene, il problema c'è. Niente, qua abbiamo Batman e Bruce Wayne che si scannano nella Batcaverna. Giovane Robin che continua a comportarsi brutto. Così sarà su, ragazzi, la pubertà. E, vabbè, posso immaginare, cresciuto dalla setta degli assassini, attraverso la pubertà sono solo dei casini. Va bene, Batman 75 e 76, esatto, entrambi a luglio, 5 e 6 euro rispettivamente. Abbiamo già accennato la saga, l'inizio della saga di Chip Zdarsky, che pare sia veramente un fratello. Bella, sì. E in realtà non leggo praticamente nulla di nuovo, perché già continua l'appendice di Zurrenar, continua... Ah, io attenzione. Sono per Zurrenar. Vabbè, Bruce Wayne e Harvey Dent si incontrano da vecchi amici, attenzione, esatto. Roba strana, esatto. Danno asilo a orrori antichi e mortali. Vabbè, tanto questo, essendo periodico, sicuramente lì e vedremo. Tanto lo leggerai palesemente tu prima di chiunque altro e ci farai poi... Prima dell'autore, prima di Zdarsky lo leggerai, va bene. Sono 11 euro a testa per il periodico di Batman. E anche esatto. Qua in realtà c'è poco da dire. Ce la faremo a fare la prima anteprima speedrunnata magari questo mese. Eh sì, perché ti dico... Lo scopriremo, ma c'è poca roba. Abbiamo già parlato delle altre. Esatto. Vediamo. Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, numero 3, 3 euro di spillato a luglio. Io. Sono 3 euro per te. Sì, io allora. Il primo è uscito? È uscito il numero 1 nel cassetto. Nel cassetto delle meraviglie. Nel cassetto dove io mi metto la roba da leggere. Sicuramente il prossimo anteprima che faremo sarò preparato e vi dico com'è, perché è uscito l'uno questa settimana, quindi devo ancora leggermelo. Bene, aspettiamo con ansia la tua... Chi l'ha letto, non mi ha fatto spoiler ovviamente, ma c'è una roba bestiale all'ultima pagina. Attenzione. Una roba bestiale. Ma detto quello, l'ultima pagina dell'uno, guardi e dici, vabbè, non ci credo, così. Quindi bene, staremo a vedere. Dark Knights of Steel, numero 6, 5 euro di spillato a luglio per te. Per me, sì. Il vero nemico del reame di Elf al suo trionfale ingresso in scena. Ma possibile che sia già tutto andato in mona, raga? Chissà. Grande finale della prima stagione. No, ma perché comincia mi pare qui? Che sia... È la prima stagione, sì. E io lo trovo carino, lo trovo bello. Sta terra medievale con la casata di El, eccetera. Superman, Batman, fratellastro di Superman. È interessante, cioè, da leggere. È particolare. Particolare, l'altra volta ce n'avevi parlato come lettura leggera, invece dici che è proprio figo. Sì, figo. Sì, sì. È proprio leggera, sì, è proprio la terra, c'è proprio una sorta di Game of Thrones, cioè ovviamente molto, molto soft, con i personaggi della DC. Wow. Non se lo piantano praticamente, no. Qua. Ho capito. Va bene. Diciamo che non vedi la roba lì. Ok, Superman 50, sono 6 euro di spillata a luglio per Beppe. La rivoluzione di Mondo Guerra continua senza niente. Attuale. Ma vedi che non c'è proprio niente da dire, perché è tutto uguale alla scorsa. Anche sì, le robe nuove sono uguali. Sì. Tra l'altro, vabbè, volendo, una roba che posso dire è stata la riflessione che ho già fatto a te per audio qualche giorno fa, ovvero che ho recentemente rivisto l'episodio pilota di Smallville in lingua originale, perché non l'avevo mai visto con le voci originali, e qua verrebbe da dire Smallville bestiale. No, ragazzi, Smallville è una figata, un capolavoro, è bellissimo, è bello, dovete rompere le palle, capolavoro. È vero, ha degli episodi oggettivamente inutili e anche degli episodi che un po', insomma, questo Doomsday alle superiori è un po', sai, queste robine qua che fanno un po' storcere il naso. Sì, esatto. Ma d'altro canto, se visto come terra a parte, poi tra l'altro tu me ne hai parlato come ipotizzato come prequel dei film di Christopher Reeves, sai. Diciamo di sì, perché l'ultima puntata sembrerebbe proprio c'è la stessa colonna sonora, poi ti dico, parte proprio con la colonna sonora dei film. In più Christopher Reeve recitava, tra virgolette, in questo, facendo lo scienziato criptonia, però Christopher Reeve quello sulla sedia a rotelle, quindi... Beh, però, sai, è interessante, d'altro canto, cioè, se determinata roba, tipo Doomsday,
in realtà non compaiono in nei film di Christopher Reeve, non vedo perché non possano comparire prima. Comunque niente, tutto questo che non senta assolutamente niente con Superman 50, per dire che rivedere questo episodio mi ha ricordato che a me in realtà Superman piace un casino. Io non ho capito perché negli anni a una certa l'ho messo da parte il fumetto, e probabilmente perché l'inizio di New 52 mi stava ai tempi, quindi parliamo oramai di un'era zoologica fa, mi stava un po' annoiando, e quindi probabilmente l'avevo un po' erano successe cose, non lo so. Sì, non lo so. Diciamo che doveva combattere con altre testate che erano forse un pochettino più fighe. Ragazzi, ai tempi c'era Lanterna che si faceva il culo a tutti. Lanterna, sì. E Batman. Lanterna e Batman. Era, che, c'era Batman con la corte dei buchi. Si partiva con la corte dei buchi. Sì. Quindi tu figurati, certo. Lanterna di Jones. Facevano, piallavano il culo a tutti quanti. Però questo per dire che voglio cercare di riavvicinarmi un po' al personaggio. Ora vabbè, il periodico oramai è lanciato da un po' troppo, però in qualche maniera capiterà, perché Clark Kent è mio fratello. Flash numero 39, esatto. E Wonder Woman numero 41, 35 euro, agosto e luglio. Qua frega niente a nessuno dei due. C'è un nuovo sindaco a Central City, pazzesco. Soprattutto abbiamo un'altra bestiale, un'altra trama estremamente generica per Wonder Woman, che mai avrei detto, capito? Beh, va bene, pazzesco. Vabbè. Per Diana è giunto il momento di vivere un'avventura in solitaria. Faccio un po' il cazzo che vuole. J. Lady Grant Morrison numero 12, 4,90€ di brossuratino agosto per DC bestseller, e sempre per la stessa collana Lanterna Verde di Geoff Johns numero 10, l'abbiamo nominato poco fa, 4,90€ di brossuratino a luglio. Vedete un po' voi cos'è il caso di fare, ma come abbiamo già detto in passato, dove si legge Jones, ma poi dove leggi Lanterna e Jones, ragazzi. Per favore. Per favore. Al Jordan contro Kyle Rayner, le Lanterne Verdi contro l'Antimonitor, Mogo contro l'intero pianeta, ragazzi, io ai tempi... Non posso dirlo. Mi uscivano fluidi da tutti gli orifizi. Esatto. Va bene, Batman Europa. Attenzione, copertina esclusiva Panini Comics. Allora, 28€ di cartonato a maggio, per carità, quando mai? Maggio non usciva niente, no? Già questo mese. Sì, infatti. Allora, leggiamo un po'. Berlino, Praga, Parigi e Roma. Il viaggio del Cavaliere Oscuro per l'Europa si rinnova con una copertina esclusiva firmata da Jim Lee, Giuseppe Camuncoli e Alex Sinclair. Batman è in cerca di una cura che lo salvi dal virus mortale con cui un misterioso nemico lo ha infettato. E anche Joker è nella stessa situazione, ed entrambi hanno alcuni pezzi del puzzle, ma potranno risolvere il mistero soltanto unendo le forze. Testi di Matteo Casali, Brian Azzarello, attenzione, e disegni di Jim Lee. E quella gente lì che abbiamo già detto prima. Che dire? Interessante. Che dire? Allora, io questa roba qua ce l'ho già spillata. Quando mai? Perché è uscito nel 2006. Capito la Bibbia, lo chiamavano la Bibbia, Beppe lo chiamavano la Bibbia, perché lui sa tutto, c'ha tutto, tutto lì. E l'avevo letta, spillato, era carina, ma sai che onestamente niente di memorabile. Era il fatto che la roba figa che è una bella avventura, però non è che non mi sono neanche rimasti dettagli in mente, quindi perché è proprio stata proprio una roba carina. La cosa figa era che è ambientato in Europa, quindi un Batman che vedi un po' le capitali europee disegnate, che non è la solita Gotham, ma il solito Stati Uniti, lo vedi a Roma, lo vedi a Parigi, lo vedi a Praga, è carino per i posti che gira. Però ti dico la verità, cioè carino, perché mi ricordo che non è che era rimasto deluso, però niente di così memorabile, dire no ragazzi, bisogna averlo in cascina per forza. Ho capito, peccato. Io mi ricordo perfettamente quando è uscito, perché erano i tempi di Fumettando 2.0, ma mi ricordo che l'avevo mollato lì perché non era periodo, non era momento, ma in realtà mi ispirava abbastanza. Invece tu mi dici che sì, carino, ma poi è andata così. Sì, no, carino, praticamente si legge, però niente di memorabile a dire 30 bombe. Certo, ho capito, va bene. Allora, quantomeno per ora rimarrà lì. Volevo vedere la collana, non c'è, e quindi è andata così. Stavo cercando indicazioni di eventuali sgommate, ma non ce n'è. Va benissimo. Mio padre, Swamp Thing, Inferno Verde, testi di Jeff Lemire per DC Black Label, quindi sì, sappiamo già che sarà
un prodotto di qualità. Sì, un bel cartonato, esatto. Sovracoperto, sarà esatto. Una benedizione sicuramente. Esatto, 27 euro di cartonato sovracopertato a luglio, che ci dice che in un futuro distopico l'umanità sembra ormai prossima all'estinzione. Le ultime comunità sopravvivono sulle vette delle montagne ormai divenute isolette in un mondo completamente sommerso da Waterworld, l'abbiamo detto prima, questa facendo qua fuori. Esatto, di diluvia come... scende giù a secchiate. I parlamenti del verde, del rosso e del marcio, quello è il mio, il parlamento del marcio è il mio, sono concordi sul fatto che il ciclo della vita debba ripartire da zero e uniscono le loro forze. Va bene, ragazzi, sembra anche una storia interessantina, sembra carina, effettivamente sembra carina. Io mi do, io questo l'ho fatto fino a poi vediamo, cioè, non esatto qua toccherebbe. Toccherebbe un nuovo hashtag poi vediamo. Sì, diciamo che da capire un attimino. Onestamente è di quelle robe che mi ispira parecchio. Sì, mi sì, ispira sì. Veramente John parecchio. John Constantine, ma poi onesto, Swamp Thing in futuro distopico, eventualmente post-apocalittico, chissà. Mi ispira, ma vedremo. Superman vs. Lobo. No, che non ho mai capito, onestamente, perché non ho mai capito perché. Era una roba che non è la prima volta che esce, era già uscita, sbaglio. È uscito ed è quel cartonato da 26 euro, disegnato da me, dalla nostra Mirka Andolfo. Disegnato da Mirka Andolfo, mia madre. Hai capito? Va bene. Per DC Black Label sono altri 26 euro di cartonato sovracopertato. Non lo so, non mi ispira particolarmente. È andata così. Niente a me, infatti, è andata così. Bah. È la prima che si scambiano. Allora, non è la prima volta che si incontrano, ma è la prima che si scambiano i pianeti di origine. Perché? Sì, no. Non lo so, guarda, che cazzo diventa Lobo Kryptoniano. Boh, vabbè. Non lo so. Vabbè, fate voi e fateci eventualmente sapere se è una roba che in realtà magari è imprescindibile, ma. Non penso così a naso, non penso proprio. Catwoman Vacanze Romani, invece, mi gasa. Perché era una roba... No, niente. Sì, DC Library. Vaffanculo. Sì. Ve lo tenete. E DC Library... Pazzesco, andata così. Fa parte... sì, perché c'è una... Perché fa parte di quei capolavori che sono Batman Uguale, quindi Batman Vittoria di Sicura. Sì, ma è andata così. Perché va bene, 21 euro di cartonato a luglio, va bene, appunto, tecnicamente una delle robe imprescindibili, o comunque robe da recuperare, robe da leggere, però ragazzi... Io avevo l'edizione RV senza sgommate. Cioè, esatto, no, questa qua, come abbiamo già detto mille volte, DC Library... Purtroppo ha la sgommata su tutta la copertina e per quanto mi riguarda io non gli do un euro. Ma manco in sconto glielo prendo una roba così. Niente, opera di Jeff Loeb e Tim Sale, sarebbe uno dei recuperini da fare. Se uno non è schizzinoso come me e non ce l'ha ancora, proprio perché spin-off del lungo Halloween e Vittoria Oscura. Ragazzi, sarebbe da recuperare. Possibilmente in un altro formato. La spada di Azrael, il ritorno dell'angelo guerriero. Ritorna Azrael. 21 euro di cartonato a luglio, DC Collection, il fragoroso ritorno dell'angelo guerriero. Azrael non ha portato che dolore. Però slegato da Batman, c'è una storia incentrata su Azrael e basta. Per il momento sembrerebbe di sì, cioè ritorna. Sì, la spada di Azrael del 2022 è anche una storia recente. Sì, una storia recente. Ma slegato da Batman così non so quanto me ne freghi, onesto. Infatti io non l'ho ordinato. Palese. Non l'ho messo. Boh, data così. C'è problema. Devo dire veramente un'anteprima ricca di roba. Batman Incorporated volume 1, A morte i maestri. DC Collection, 24 euro di cartonato. Ad agosto, una nuovissima serie dedicata alla Batman Incorporated, il team internazionale di vigilanti coordinato dal Ghostmaker. Pazzesco. Sì. Amico di Bruce, gli ha lasciato delle ultime run con Etto, gli ha dato praticamente, gli ha dato la ceduta a Ghostmaker
E niente, praticamente la vecchia Batman Incorporated era stata fatta da Morrison, da Grant Morrison, che andava tutto un po' dopo Batman Rip, eccetera. Sì, mi ricordo. Infatti, visto alla fine, c'è scritto volume ideale per chi ha apprezzato le storie di Grant Morrison. Bene, quindi non va per me. In realtà, visto che non lo fa soprattutto non lo fa Morrison, quindi lo lascio lì. Mi sembra proprio una roba. Il fatto che non lo faccia Morrison è un plus, non è un bonus. Almeno si capisce, almeno si riesce a capire qualcosa, perdonami. Va bene, no. Però dico la verità, su Batman Incorporated di Morrison si riusciva abbastanza a capire, dalla parte prima che era un problema. Esatto. Va bene, no, onestamente non me ne frega assolutamente nulla. Anzi, facciamo un appello al buon Cesco, che deve ancora controllarmi a casa se ha i volumi di Morrison che mi mancano. Ciao Cesco, quando è che muovi il culo? Facci sapere nei commenti poi, eventualmente. Punchline, il gioco di Gotham. Questa l'avevo già vista da qualche parte, forse su qualche social, qualcosa, a meno che io non la stia confondendo con qualcos'altro. Vediamo un attimo. 16 euro di brossurato a luglio, già se lo tengono. DC Special, la nuova regina del crimine qui. Punchline è fuori di prigione, pronta a seminare il panico nelle strade. Non sembra avere mire particolari, semplicemente vuole fare bordelle, capito? No, ho palesemente confuso con un'altra roba, perdonami. Avevo visto una roba, e adesso mi viene anche il dubbio... Mi viene anche il dubbio che io l'abbia vista, magari l'ho addirittura vista nell'anteprima con te, sono un picciu di merda. Però non mi ricordo se era sull'anteprima o mi è passata sotto il naso su Facebook. C'era una roba tipo Kick-Ass incontra... Aveva fatto l'unione di Kick-Ass incontra Harley Quinn, una roba strana, sembrava una roba figa. Però non me la ricordo questa cosa, quindi può essere che l'hai vista su, può essere che l'hai vista su, l'ho vista sui social, niente, ma palesemente non è questa, e quindi allora. questa se la tengono. Punchline è stato un piacere. Poison Ivy volume 1 circolo virtuoso, 17 euro di brossurato a luglio, andata così, va bene. Pamela Isley e ma la pronuncia, attenzione, un'altra roba. È tornata pronta a realizzare il suo grande piano, porre fine all'umanità. Avresti mai detto? Pazzesco. Ma prima è necessario smantellare le grandi multinazionali, perché sfruttano il pianeta e distruggono le piante. Incredibile. Va bene. Generica anche questa. Va bene, non... No. Non mi interessa. Non so te. Esatto. Boh. Va bene, incredibile. Siamo caldi come dei boil. Sarà l'anteprima, probabilmente il video più inutile fatto finora. Catwoman volume 2, Cuori Furiosi, 17 euro di brossurata ad agosto, andata così. Esatto. Catwoman volume 5, perché facciamo volume 5. 2 e volume 5, chiaramente. 5, li saltiamo. Esatto. Backmasking, 37 euro di cartonato a luglio, andata così. Porca troia. Ceppo, ragazzi, va bene. Selina Kyle ha sconfitto Maschera Nera, capito? Esatto. Reduce da una... divertentissima vacanza con Harley Quinn, capito? Sono andati in ferie a Spotorno, sono andati, sono gasati. E boh, vabbè, che dire. A chi si gasa lo prende, ci fa sapere, ma chi si gasa lo prende, chi gli piace buttare soldi per brossuratoni anche. Va bene. Blue Beetle, diploma di maturità, giustamente, essendoci il film di Blue Beetle ad agosto nei cinema, che sembra anche interessante. Sembra carino. Sembra carino. 21 euro di cartonata d'agosto con le nuovissime avventure di Blue Beetle raccolte in un unico volume. Non so bene se sia roba di qualità. Il personaggio è un personaggio un po' picciu. Io nel senso che io in realtà poi ho letto molto poco su Blue Beetle. Esatto. No, ma sai, sì, io sai quando l'ho conosciuto. Guarda, pensa all'ignoranza. Io Blue Beetle, sai come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto su Injustice 2. Cioè, prima non l'avevo mai visto, ma neanche di striscio in nessuna storia, Blue Beetle, penso. Vero. Oppure l'ho visto e mi ha impressionato talmente poco che poi l'ho rimosso dalla memoria. Non lo so, una delle due. Vedremo al cinema come va a finire. Il film sembrava carino, sai, una robetta leggera. Sembra volesse tentare di fare un po' scimmiottare un po' Spider-Man. Vedremo che succede. Eventualmente, se uno si gasasse con il film e volesse un po' approfondire dal punto di vista fumettistico, c'è anche questo poi da poter prendere, sai, giusto il volume. Per DC Evergreen, Sergeant Rock vs Army of the Dead, all'inferno e ritorno, scritto da Bruce Campbell, l'interprete di Evil Dead. 20 euro di cartonato a luglio, non me ne frega un cazzo. Però Cesco, so che poi nei commenti ci insulterà perché lui si gasa. Trova qua, lui si gasa. The Army of the Dead, Bruce Campbell.
la casa, se caso, sta roba. Sì, ma a Cesco piacciono tante robe discutibili, cioè, non so se fa testo. Poi, poi magari questo è un capolavoro, però non so, non mi baserei sui gusti del buon Cesco per un saluto sempre a Cesco. Va bene, non importa. Supergirl di Peter David, volume 4, disco Inferno, 34 euro di cartonato a luglio, nuovo appuntamento col ciclo narrativo di Peter David. Linda Danvers è ormai a suo agio, ma Supergirl deve... Guarda, leggendo due righe mi stavo svenendo dalla noia. Va bene. Tra l'altro volume 4, vabbè, quindi c'è una saga anche, sì, capito? Questa qua è una saga degli anni 96, qua leggo Supergirl 96. Eh sì, Supergirl 96. Però... Chissà se può essere imprescindibile per qualche motivo, a cosa si va a collegare, cosa significa per il personaggio. Ma aveva detto, che in realtà una delle, cioè in realtà, beh, Peter David aveva gasato un po' su, cioè aveva fatto gasare un po' il pubblico questa Supergirl ai tempi, però troppa roba, quindi è rimasta lì. Ma infatti non è il caso, poi volume 4 c'era, cioè, è andata palesemente così. Batman Action Comics volume 5, la casata dei Kent, 24 euro cartonato a luglio. Sì, è praticamente la raccolta di Rebirth, fondamentalmente prima di questo. E... volume 5. E quindi sì, volume 5, perché sì, sì, The Rebirth Collection. Sì, 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 sì. Sì, capito. Cioè, Brian Bendis, sì, e John Romita Jr. Romita Jr. si disegna da suo. Ragazzi. Boh, sì, diciamo che questo qui è il metodo un po' più, tra virgolette, se uno si rompe le palle degli spillati. Esatto. Perché comunque la Panini fa dei bei cartonati delle run, cioè non hanno sgommato, sono proprio belli, cartonati che sembrano quella, che non è quel cartonato rigido, sembrano cartonati, non so come spiegarvi, però un po' bombati, sono carini, e lì in libreria, se vuoi farti le annate, con praticamente mi pare che tipo due numeri fai un anno, perché sono sei numeri, sei spillati a testa della storia principale, carino. Beh, ci può stare, eventualmente da tenere in considerazione per chi come me si vuole riavvicinare al personaggio. Batman Leggende Metropolitane volume 3, che alla fine nessuno di due si è cagato, sono troppo avanti, roba. Anche perché 23 euro di brossurato ad agosto, ragazzi, è palesemente andata così. Guarda, comunque così. Eventualmente è andata così, va bene. Future State Gotham volume 3, Guerra tra Cavalieri Oscuri, 17 euro di brossurato a luglio, nuovo capitolo di Future State. Sì, che era quel What If, che prima che ci fu il rilancio di quel, sì, ma infatti nuovo, perché nuovo? L'hanno portato avanti. Sì, com'è che si chiama quel Batman, che non mi ricordo il nome? Il Batman, quello di... No, ho capito, Batman di New York, ma il nome? Non te lo ricordi? Batwing. No. No, come no, Batwing? No, lui no, c'ha no, un nome. Batwing. Il figlio di Lucius Fox, come cacchio si chiama? È vero, esatto, è figlio di Lucius Fox. Sì, ma perché lui fosse il Batman di New York, quindi... Sì, sì, sì. Vabbè, niente, il nome, vabbè, sappiamo il cognome, il nome è andato così. Comunque 17 euro di brossurato a luglio. Indovina com'è andata? Esatto. Va bene. È andata così, perché non c'è problema. Attenzione qua, Injustice Gods Among Us hanno 4, e qua Beppe sappiamo già che è caldo come un boiler. Sì, l'ho preso, ho letto. Dici due parole. Niente, fondamentalmente conoscete il videogioco, penso sì, penso che l'avete giocato tutti, quel picchiaduro lì. Obbligatorio. Obbligatorio. Penso che sia la miglior storia su un videogioco, sulla Justice League, che abbiano mai fatto. È una roba. E niente, io ho letto il numero 0. Perché hanno fatto, adesso stanno stampando questi deluxe senza sgommate, e ovviamente sono partito a leggere lo zero, ed è una figata. C'è la storia del videogioco che rimane, poi il numero zero ti fa capire, non voglio far storia. Ma parte da prima, fa anche un po' da prequel. Parte da prima, vedi un Superman com'era prima, le speranze che aveva sul mondo, e poi ti fa effetto poi come va a finire dopo, come concia il mondo dopo tutto quello che succede all'inizio del gioco, e come fa, tra virgolette, il Joker a capire perché attaccare Metropolis e perché, tra virgolette, mettere in mezzo Lois. Praticamente con Batman è divertente, ma sa che Batman lui la mette sul fatto di dire Batman
che c'è Robin, per carità. Però anche quando gliel'ha ammazzato uno, non ha fatto quello che Joker si aspettava che Batman facesse, no? Tra virgolette. Sappiamo tutti quello che vuole fare, cioè uno dei piani di Joker su Batman. Però dopo vada a farla Superman, che succede? Levargli la cosa più cara, e quindi sappiamo tutti come sappiamo tutti come va a finire, ovvero a schifo. Esatto, va a finire anche un po' come abbiamo intravisto, roba che ovviamente non verrà mai approfondita, ma abbiamo anche intravisto nei sogni di Bruce Wayne, di quel futuro alternativo distopico della trilogia di Snyder. Di cui non vedremo assolutamente mai un cazzo. 35 euro di cartonato d'agosto per il buon Beppe. Per me è andata così perché gli altri non li ho presi. E quindi vedremo più avanti. Anche perché Injustice, io ai tempi volevo recuperarlo. E non vorrei dire cazzate. Secondo me, avevo anche. Secondo me, in realtà, un cartonatino della Lion. L'avevi preso? Tantissimi anni fa. L'avevo preso, ma se non sbaglio, era tipo un volume 2. E tutto il resto era esaurito. Okay, okay. E avevo detto, ma sì, poi in qualche maniera, qualche fiera, poi quindi probabilmente c'è un numero 2 lì che gira e tutto il resto mi manca ed è andata così. Quindi complimenti, un applauso a Eric, che è sempre stato un genio proprio nel collezionare, il migliore. Va bene, ma soprattutto un applauso anche ai fumettari che non sono in grado di consigliarmi. Detto ciò, top 10 compendium. Addio, sono in questa roba. Questa roba. Allora. Ah, guardalo lì, il traditore. 46 euro di cartonata da luglio. Le cose si fanno davvero bizzarre quando la gente Smax deve tornare al suo mondo di origine e si fa accompagnare dalla sua collega Robin Toybox Slinger. Ma che cazzo di nome? Toybox Robin Toybox Slinger. Un'avventura tra il fantasy ed il fiabesco che vede i nostri eroi confrontarsi con draghi, nani e infidi elfi, hai capito? Sì, io non sono violato, però non so cosa sia. Onesto, così su due piedi non mi ispira. È andata così, esatto. Data così. C'è da dire che Alan Moore, quindi potrebbe essere degno di approfondimento. Sì, sì. Vabbè, eventualmente qualcuno sapesse qualche informazione in più. Stiamo andando avanti così, stiamo andando avanti a recuperate le anteprime scorse e sappiamo un cazzo, diteci voi se sapete cose. Siamo i migliori. Esatto. Bene, hai capito? Quando uno vuole fare informazione, no? Tom Strong volume 2, 36 euro di cartonato a luglio. Tom Strong, io ai tempi di quando era partito New 52, con tutte le robe annesse e connesse di Tom Strong, io avevo fatto gli spillatini, poi l'ho dato via. Ah boh, quindi non ti aveva gasato. No, era particolare, era particolare, ma onesto, poi era andata così. Comunque Alan Moore anche qua, però boh, cioè non mi era rimasto dentro, non so che dirvi. Boh, ci sta. Boh, e che ci devi fare? Data così. Particolare, sicuramente una lettura un po' particolare, supereroe un po' particolare. Non so dire, non c'è altro da dire, perché è una roba che ho rimosso quasi tutto, cioè, c'era lui con sti macchinari, c'erano forse dei viaggi nel tempo, delle robe un po' particolari. Io non l'ho mai letto, quindi... Però, boh, ragazzi, mi è rimasto talmente poco della lettura, e mi ero letto tutto cosa era uscito in spillato. Andata così, tendenzialmente. E ci devi fare, questa è la professionalità sempre, va bene. Fables volume 15 Rosa Rossa, 22 euro di brossurato a luglio per me. E tra l'altro qua fa riderissimo che tutti i brossurati che costano più di 5 euro li sfanculo, però Fables, e no raga, Fables tocca per forza, non possiamo stare senza. Allora, lo ridico in due parole, per il resto cioè invito a recuperare le anteprime precedenti. Fables, che ha dato anche origine poi a The Wolf Among Us come videogioco, immagina un mondo in cui le fiabe in realtà esistono realmente, ma si nascondono dal resto del mondo umano normale, hanno una società segreta dove vivere, e boh, si incontrano, e ovviamente però c'è tutta una reinterpretazione più adulta e più anche un po' rated R delle fiabe. È particolare, era molto bello. Abbiamo anche il lupo cattivo sbirro, che è un po' una reinterpretazione. Sì, ti giuro, Luca Wolf, mio padre. Tanta roba. Fables consigliatissimo come lettura, The Wolf Among Us consigliatissimo come videogioco, ma soprattutto attendiamo con ansia il volume 2. Scalped volume 3, Madri Morte.
Stia, che titolo, porca troia. 17 euro di brossurato a luglio, incredibilmente. Andata così. Jason Aaron, pazzesco. Va bene, pazzesco. DC Black Label Omnibus, El Blazer di Jamie Delano. 100 euro di cartonato con sovracoperta. Beppe, a novembre non ti stai gasando? No, assolutamente. Io allora John Constantine, c'ho la bella collezione che aveva fatto la Laio, mi pare. Ora io non so se ho la roba di Delano, non penso, però a novembre c'è Lucca, quindi me li tengo in tasca, poi vediamo. Ragazzi, anche qui, per carità, le primissime avventure di John Constantine, però era il caso, 100 euro di Omnibus, cazzo. Non lo so, in realtà ci sta. Penso che di Omnibus del Blazer li hanno fatti più o meno tutti, perché avevano fatto anche l'Omnibus di Garth Ennis, mi pare, se non dico cazzate. Nel caso correggetemi nei commenti, avevano fatto un po' di omnibus con praticamente tutti gli autori di Hellblazer, magari, cioè, con questo te la completi tutta, fondamentalmente ce l'hai un po' tutta. Boh, che dire, sicuramente meglio dell'omnibus di Predator, sicuramente. Soldi meglio spesi, o di Marvel's Omnibus, per quanto mi riguarda. Va bene, andata così. Si passa subito a Topolino, sezione Disney. Vabbè, qua abbiamo tutti i periodici di Topolino, abbiamo i mini gialli di Topolino. Che cazzo sono i mini gialli? In collaborazione con Gateon Games, tre misteriosi casi da risolvere con astuzia e ingegno. Non ti stai gasando? Dei libri Games. Sui scenari analizza gli indizi, scopre. L'unica cosa, non vorrei solo che fosse per bambini, cioè per ragazzini. È incredibile, Topolino, l'avresti mai detto che era per bambini. Sicuramente, però magari se ti vuoi mettere a fare, ma risolvi il caso, poi vedi che magari 3 secondi lo risolvi. Vabbè, però sai, libri game, se sono libri game potrebbe anche essere interessante. Vabbè, vedremo una volta. Vediamo una volta in edicola, vediamo un attimo che succede, se ci ispira. Topolino e le meraviglie del domani di Floyd Gottfredson, hai capito? Sono 37 euro di cartonato a maggio. Data così. Esatto. Pare essere una roba storica. Stavo cercando di capire se ci dava una data. Ovviamente non ci dà una data. Nuova uscita nella collana che ripropone. Guarda, le collezioni strisce americane. Cosa sto dicendo? Formato da collezione, le storiche strisce americane in cui Topolino ha sviluppato avventura dopo avventura tutte le sue caratteristiche. Però too much, troppa roba. Anche perché Disney, io adesso ho preso davvero praticamente quasi tutta la storia dei paperi che c'era a maggio, tantissimo di paperone e tutta l'altra roba, quindi mi calmo un attimo, tutto quello e poi vediamo, ragazzi, perché questa è anche a maggio, c'è, capito? C'è, no. Ragazzi, qua la vita paperoboli è bestiale. Topolino e la rapina del millennio, 15 euro di cartonato a luglio. Con il quarto numero della Humor Collection ci congediamo dai divertentissimi paperi di Silvia Ziche per concentrarci sui suoi topi, capito? Ma andate così, buffo thriller, andata così. La gioventù di Mickey, 16 euro di cartonato ad agosto. Dagli assolati canyon del vecchio West alle paludi infestate di coccodrilli, Topolino alle prese con ma oggi perché non so leggere, secondo te ho qualche problema, un ictus, porca troia. Con la sua straordinaria capacità di raccontare immagini, Tebo trasporta il personaggio Disney per eccellenza in giro per il mondo. Questo lo messo tutto, vediamo, voglio dare uno sguardo prima. Esatto, questo sarebbe da sfogliare, ha uno stile un po' particolare, da sfogliare eventualmente in fumetteria quando arriva. Il milione di Marco Polo, già questo secondo me è già più interessante, per esempio, con tanto di litografia. Il regalo per chi lo ordina entro il 31 maggio. 17 euro di cartonato a luglio, classico della letteratura scritto da una grande viaggiatore a cavallo del... un classico della letteratura scritto da una grande viaggiatore a ma come cazzo scrivono? Da una grande viaggiatore. Veramente all'Andves, c'è da un grande viaggiatore a cavallo. Porca. Sto cercando. Va bene.
Volontà di Zio Paperone di produrre un colossal televisivo, capito? Dedicato a Marco Polo. Che storia. Secondo me questo, per esempio, è già interessante. Sì, infatti l'ho messa anche lì, devo ragionare da qua al 31 maggio. Esatto, poi Disney Deluxe è una gran collana. E generalmente no, però vedo sta banda rossa. Ma c'era la banda così in Disney Deluxe, non mi sembra. Paper Iliade e Topo Odissea, tantissima questo roba. Questo me lo puoi segnare perché io mi gado. Sì, sono 25. Esatto. Sì. 25 euro di cartonato a luglio a testa. Trasposizione di capolavori omerici in chiave disneyana. Non c'è altro da dire, qui, ragazzi. Questo qui c'è proprio della lista. Direi assolutamente da prendere. Sembra tanta roba. Tanta roba, va bene, ci gasiamo. Paper Bridge volume 2, perché come annunciato le scorse due anteprime era un volume 1 di Poi Vediamo. Le serie imprescindibili numero 10 sono 11,90 euro di cartonato a testa, perché l'avevi iniziato anche tu, vero Paper Bridge? Sì, esatto. Devo ancora arrivarci di uno, ma... E niente, basta, fine, capito? Okay. Ricche famiglie inglesi del primo novecento, storia originale, volevo capire se ci diceva qualcosa in più, ma niente, continua a dirci che sono i paperi senza paperi, basta, andate così. Sì, c'è Fantomius. Ma tu l'hai detto anche l'altra volta scorsa che c'è Fantomius, ma io continuo a dire che non lo so se è Fantomius. Perché qua c'è proprio le origini di Fantomius 2. Dove cazzo lo vedi? Nel titolo grande quando da casa. Ah, mica, hai ragione. Vabbè, però inizia a stare calmo. Cazzato. Oh, niente, hai ragione. Ma sai che ho fatto speedrun? Ci sta. Ma scusami, nel titolo della scorsa volta c'era scritto anche nel titolo della scorsa? Oh no, nella scorsa volta c'era scritto nel coso in giallo sotto, mi pare. No, no, cazzo, l'avevamo letto assieme. No? No. Io in qualche modo... Oh, no, sai cosa? L'avevo visto. Forse, sì, c'era nella copertina, esatto, nella copertina c'era uno che gli somigliava. Cioè, poi alla fine lui. Detto che niente, boh, incredibile. Fantomius, va bene. Scusa, no, cazzato, va bene. Boh, basta, abbiamo capito. Le origini di Fantomius, va bene. Niente, paperi senza paperi. Le origini di Fantomius, direi che tocca ancora di più. Però devo essere onesto, preferivo se non c'era Fantomius di mezzo. Se fosse stata una roba originale proprio, preferivo. Però, vabbè, pace, andate così. Va bene, grandi autori, Giovan Battista Carpi, 8 euro di brossuratino a luglio, andata così. Sì. Capito? Storie mitiche del maestro genovese. Chi si gasa, si gasa. Chi non si gasa, che ci devi dire? Wizard of Mickey, il seminatore di discordie, 40 euro. 4,90 euro di brossuratino ad agosto. Un sacco, non mi sono mai messo a recuperarle. Idem, ma infatti no, ma per queste cose qua eventualmente ci sono sempre i volumi che escono eventualmente, lascia perdere, non è proprio il caso. E poi abbiamo ovviamente le grandi saghe, luglio e agosto, entrambi 7,90 euro. Oh, cosa mi stai dicendo? PK come un soon. Questa... Coming soon, cioè, ci sarà qualche annuncio su PK. Che non cazzo dici? Che cazzo dici? Io infatti volevo qua ti volevo. C'è qualche annuncio. Se fanno una riedizione di PK Giant, li ammazzo. Cioè di PK Giant, di PK in generale, perché il Giant era già una riedizione di PK. Se ne fanno un'altra, li uccido. Se fanno qualche Absolute, li ammazzo. Li uccido, perché poi lo prendo, capito? Perché se fanno l'Absolute di Paperinic, io lo prendo. Cazzo! Va bene, staremo a vedere, rimaniamo sintonizzati eventualmente per l'annuncio. Cazzo! Va bene, vedremo sulla 382. Io quando l'ho visto ho detto quindi... No, ma infatti, raga, vabbè. Va bene, Paperino 518 a luglio, Paperinic 80 ad agosto, il Club dei Supereroi numero 13 a luglio. Paperino Va bene, Paperino Visita Distruttiva, grandi classici Disney 91 a luglio, Disney Big 184 a luglio. Io Paperino ad agosto, Zio Paperone 61 a luglio, Disney Love 9 a luglio, The Best of Paperopoli ad agosto,
le più grandi avventure di sport. Pazzesco, non lo stai prendendo questo a luglio? No, questo qui no, non lo sto. E va bene. Almanacco di Topolino 15 ad agosto, che purtroppo lo volevamo ma è andata così. Vacanzissima, abbiamo già detto che questo lo legge poi Beppe in spiaggia a Siracusa. A luglio Topolino in giallo numero 8 a luglio, Topolino in giallo numero 9 ad agosto. Non ce la faccio mica a parlare bene a sto giro. Va bene, si passa alla sezione Marvel dopo solo 50 minuti praticamente, che comunque è sempre meglio di un'ora e mezza. Amazing Spider-Man numero 22 con la prima apparizione di Spider-Boy, pazzesco, non vedevamo l'ora. 5 euro di spillato a testa a luglio. Esatto. L'attesa conclusione del primo narrativo, capito? È davvero la fine dello Spider-Verse, raga? Dello Spider-Verse, che adesso è interrotto. Ci sarà adesso Dark Web e poi ci sarà l'altro evento sui ragni e poi c'è questo evento qua. Cioè la fine dell'evento che già iniziato. Ho fatto un po' questa roba qua. Però, vabbè. Va bene, anche qui in realtà non so se hai qualcosa da dire sulla run in corso. Sì, no, sembra promettere bene, solo che il fatto di fare ste robe così a me dà fastidio, mi fa bella tutta la saga. Cioè, inizi Dark Web, finisci Dark Web, poi fai Multiverse. Sono d'accordo. Hanno iniziato Dark Web, l'hanno interrotta, poi hanno messo End of Multiverse, hanno interrotto, adesso riparte Dark Web. Io non capisco come fanno stella per qua. Dà abbastanza fastidio. È un bordello. Sì, ma infatti non si riesce a capire un cazzo. È un bordello. Capisci? Cioè, facendo così, secondo me, anche un po' scoraggi la gente dal fare gli spillati, però d'altronde sapranno loro un po' che cazzo fanno. E d'altro canto, Amazing Spider-Man 23... 5 euro di spillato a luglio e 5 euro di villain variant, perché Alex Ross non ha finito di rompere i coglioni tendenzialmente, giustamente, con Felicia di sottofondo, quindi sono 10 euro a testa, presumo. Sì. Con che sconfitta nel cuore lo dici questo? Sì. Perché tanto c'è. Ma che devi fare? Va bene, quindi sono altri 10 euro sia per me che per te a luglio. Amazing Spider-Man presenta Dark Web, Mary Jane e Black Cat. Sì, 14 euro di Dark Web, ma sta lì. Sì, anche perché 14 euro di brossurato se lo tengono. Venom numero 16, 3 euro di spillato a luglio, è andata così. Ah, tu forse lo prendi per il crossover, però. No, in realtà no, perché l'altro l'hai preso, no. L'altro l'avevi messo nel conto, quello prima, il 15. L'avevo messo nel conto. Non me lo ricordo. Sì, io lo prendevo per la villain variant. Tu mi hai detto, ma sì, perché questo numero lo prendo per Dark Web. Allora mi sa che lo prende. Allora segnamelo, perché può essere che sì, effettivamente anche il primo c'aveva il coso. Se si segna. E allora sono 3 euro. Sono 3 euro per il buon Beppe anche questo mese. Vedo anche una mia sorella Kamala lì, che però a quanto capito hanno deciso di uccidere. Non so se hai letto questa cosa. Sì, è vero. Capito. Vabbè, a parte che. Allora non so come, ma tanto nei fumetti tutto è ciclico, morirà, ma staremo tornerà. Poi staremo a vedere. Mio fratello Miles Morales Spider-Man numero 2, 5 e 5 sono 10 euro a testa anche qua, perché per forza non c'è proprio da dire un cazzo. Per citare una celebre canzone, and the haters gonna hate, e Miles ha trovato la sua hater, hai capito? Cosa significa? Ma che cazzo? Cosa significa questo per Spider-Man e le terrone a cui tiene? Bravo, sì, bravo, complimenti. E le persone? Il ritorno del costume classico, direi anche alleluia. Continua la nuova serie dedicata al protagonista. Va bene, che dire, sempre ben accetto, perché Miles è sempre ben accetto. Va bene. E soprattutto abbiamo di nuovo Alex Ross, che il mese scorso aveva la rata del mutuo, adesso dovrà pagare, non lo so, il gas o la spazzatura. Ma quasi tutte le testate avranno la variante. Lo vedo, anche perché Avengers 57, 5 euro di spillata a luglio con altri 5 euro di villain variant. Contenti? Contenti, wow. Va bene, molto bene. L'invincibile Iron Man numero 4 e Thor 33 a luglio. Qua sono sempre eventualmente un cazzo, no, sono gli spillati che sto a dire. Sono i periodici. Captain America numero 12, sono palesemente 10 euro per Beppe. Mi pare di capire.
una doppia avventura per Captain America. Steve Rogers e i suoi alleati mettono alla prova le loro migliori tattiche di infiltrazione. Oh, che noia, madonna. Ospite speciale Emma Frost. Va bene, carina però la villain variant con teschio rossa. Esatto, sì, è carina. Interessante. Comunque, l'avevo già detto che Alex Ross ha rotto i coglioni, non so, nel dubbio. Hai detto prima. Nel dubbio lo ripetiamo. E infatti eccoci qua con i Fantastici 4 numero 5, 3 euro di spillata a luglio, disponibile in villain variant, sempre 3 euro, capito? Caldi, caldi anche i Fantastici 4. Caldi. Come abbiamo già detto, i Fantastici 4 nessuno dei due li legge più, e quindi sì, esatto. È palesemente andata così. Hulk 15 a luglio e Daredevil 10 ad agosto. Carrellata di Mutanti, X-Men 22. X-Men 22 a luglio, Immortal X-Men 2 a luglio, andata così, Wolverine 34 a luglio e X-Force 35 a luglio. Chi legge i Mutanti a luglio si può impiccare tendenzialmente. Sì, niente, non botto. Punisher 14, sono 3 euro a luglio per Peppe. Sì, io la faccio, esatto. Come sta procedendo? Ah, carina, ripeto, dico quello che ho detto l'altra volta, se Garth Ennis è da leggere come una saga a sé stante sul Punitore, un po' fuori dall'universo Marvel, questa per me è la migliore trasposizione del Punitore che hanno fatto nell'universo Marvel. Quindi è proprio dentro, con tutta la... cioè, è proprio bella come storia, mi sta piacendo, mi sta prendendo. Molto bene. Molto bene. E iniziano inizia la carrellata di recuperini, quindi brossolatini da 4,90. Abbiamo Marvel Integrale Thor di Jason Aaron a luglio, Marvel Integrale Spider-Man di De Matteis sempre a luglio, e Incredibili X-Men 55 incredibilmente a luglio. Qua abbiamo una bellissima tavola di Silver Surfer per una bellissima Artist Edition, praticamente, perché Marvel, sì. Artist Edition Silver Surfer, Il buio oltre le stelle, che storia. Quei cartonatoni giganti, quelli lì, piatti giganti, esatto. 29 euro di cartonato a luglio. Allora, onesto, a me ispirerebbe parecchio, cioè lo prenderei volentieri, però il problema è che poi non mi sta in libreria, cazzo. Sono grossi. Io l'ho messo sul Vediamo, perché sembra effettivamente figo come roba. Ma tanto, guarda, questa è comunque una di quelle robe che uno lo può vedere in fumetteria. Quando arriva in fumetteria si passa, si vede, e se uno non può resistere tendenzialmente. Il problema è che non ho proprio spazio, non ce l'ho una mensola alta, poi e mi fotto. Sei di quelli larghi. Va bene, Avengers Guerra attraverso il tempo, sono 19 euro di cartonato a settembre. Storia di Paul Levitz, disegni di Alan Davis. Data così. Noi siamo gli Avengers Anniversary Edition per il 60° anniversario, 25 euro di cartonato a settembre. Non penso di prendere. Idem con patate. Uno spillato degli Avengers dei 60 anni, magari avrei fatto come Iron Man, ma così prendendo un 25 non penso di prenderlo. Ma sì, va bene, tanto cosa, perché compriamo fumetti? Tanto non comprate i fumetti, ragazzi, drogatevi. Allora, Avengers Classic Anniversary Edition cofanetto, 250 bombe. Sì. Capito? Fatto con le crisi. Certo, perché il box riproduce il palazzo degli Avengers. Allora aspetta che ti do un quarto di stipendio, ti do. Ma porca. Va bene, un anniversario speciale merita un festeggiamento epico, perché spegniamo 60 candeline, saghe che sono diventate pietre d'angolo dei comics. Tre omnibus, solo sì, tre. Sono quelli sotto che adesso leggerai. Volume 1. 80, 84, 80. Sì, ho capito. Per carità, potrebbe, se uno c'ha i soldi, potrebbe anche essere un bel recupero. Sicuramente. Però andata così. Perché... 250 bombe. Dai, così. Boh, anche qua sono di quelle operazioni che mi lasciano mezzo perplesso. A meno che qua non mirino proprio a quelli che in realtà non sono compratori, perché oramai la roba moderna non la comprano, poi vedono sta roba qua che leggevano loro da piccoli e dicono, sai cosa, 250 bombe, me lo tengo lì. Capito. Perché diversamente mi sa veramente di 250 bombe di cofanetto invenduto, poi facciano loro. Sicuramente si faranno i loro calcoli e sapranno i rischi che si possono prendere. Poi adesso arrivo io qua a fare le analisi di marketing.
per carità. Marvel vs Avengers ad agosto, Marvel vs X-Men a settembre, brossuratini a 10 euro, andate così. Esatto. Aliens Debito di Sangue, 41 euro di cartonata ad agosto, andate così. Quanto posso tenere? Esatto. Ad agosto fa un caldo boia se lo tengono per tenere aperta la porta dell'ufficio. La porta. Va bene, Strange Academy, esami finali, 19 euro di cartonata ad agosto. Cos'è sta roba? La prova più difficile per i giovani maghi, hai capito? Sì, Strange. Cioè, hanno fatto Hogwarts, hanno fatto, ho capito. Frega un cazzo. Midnight Suns, ah, questo te ti sei pisciato, ispirato al videogioco. Profeti del destino, 18 euro di cartonata a luglio. Che fai? Sì. Niente, no. Andata non così. Non lo prendo, non lo prendo. Oh, incredibile, Beppe caldo questo mese, eh? In questo mese te l'ho detto, è uno massimo due pezzi, vero? Va bene, va bene, va bene, nessun problema. Planet Hulk, distruttore di mondi, 18 euro di cartonata a settembre, ma non è lo storico, no, 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 è il nuovo, ritorno, ritorno, ritorno a Planet Hulk, frega un cazzo, andata così, va bene. Sarebbe stata bella una riedizione a 18 euro di Planet Hulk, minchia, subito. Il primo Planet Hulk, sì, ti do ragione. E invece è andata così, col braccio di Bucky, tra l'altro, bestiale. Va bene, no. Namor, Namor, il Submariner, coste conquistate, 18 euro di cartonata a luglio, andata così, palesemente. Pesa sul cazzo. Esatto. Ma io di Namor mi ricordo c'era... Forse era un brossurato, era una roba, un 100% Marvel ai tempi, con lui c'era sta illustrazione, lui con tutti i tentacoli, una roba, sembrava un dio, sembrava. E invece è un picciu, va bene. Sinister War, tutti i nemici di Spider-Man, 18 euro di cartonato a luglio. E questo qui è la run dell'anno, cioè della guerra, cioè che c'erano gli spillati l'anno scorso, quindi è... le Sinister War hanno raccolto questo brossolato. Esatto, quindi per chi non fa il periodico come noi e eventualmente si gasasse, potrebbe essere un'ottima occasione di recupero. Cartonato sta anche meglio in libreria. Spider-Man vs Kraven, attenzione, è imprescindibile, hai capito? Perché per forza, caccia di Kraven, 21 euro di cartonato a settembre, perché giustamente poi a ottobre al cinema abbiamo Kraven il cacciatore. Cavani il cacciatore, e si passa all'imprescindibilità fatta a fumetto, perché se stai a sentire il buon Ema, questa sì, raga, no, raga, per forza. C'è un'edizione bellissima della Madonna, proprio bella, di l'ultima caccia di Kraven, che era quella lì fatta con la pelle di uomini. Con la pelle umana. Non penso, però comunque eventualmente insomma sono 73 euro di cartonatone con slipcase ad ottobre, che sarebbe bello, ma è andata così, ce la faccio più a spendere tutti questi soldi. E poi onesto, preferirei recuperare quella lì in pelle, che cazzo, quella è bella. Però se uno non avesse voglia di andarsi a recuperare robe esaurite e avesse due soldini da investire, effettivamente sarebbe una delle robe da leggere, senza scherzi. Esatto. Direi assolutamente imprescindibile. Captain America Iron Man, l'armatura e lo scudo a luglio, 18 euro. Sì. Daredevil volume 7, Lockdown a luglio, 19 euro. Data così. Avengers volume 10. Cacciatori di morti. Sì. Beh, sono tutte le Marvel Collection queste qua, già sappiamo. Sì. Ad agosto... E Captain Marvel volume 5, il nuovo mondo a luglio. E questi luglio. Sono sempre i recuperini. Va bene. Must have sì. Daredevil ad agosto e Spider-Man affari di famiglia ad agosto. Eventualmente chi si casa con i must have vada assolutamente su Spider-Man, non scherziamo. X-Men 92-1 Genesis Extrema, 18 euro di cartonata a settembre. Data così. Sì, esatto. Questa qui è praticamente la edizione. Stiamo facendo sta raccolta di X-Men con i vestiti classici del cartone animato degli anni 90. Che anteprima, ragazzi, è un peso anche solo leggerla. Marvel Epic Collection X-Men, la saga di Proteus, o Proteus che dir si voglia, 32 euro di brossolato a settembre. Chissà, data così. No, questa qui è una delle più belle saghe. Io non l'ho letta, ma ne parlano veramente bene. Cioè, poi c'è Claremont. Sì, X-Men di Claremont, ha voglia, ma avevano solo da farla in un formato cristiano. Data così.
data così. Va bene, Marvel Masterworks, l'incredibile Hulk volume 11, 28 euro di cartonato sovraccopertato a novembre. Ragazzi, Masterworks è una collana della Madonna, quindi se avete dei recuperi da fare, in questo caso l'incredibile Hulk, assolutamente consigliata. E poi, fuck, Asterix, Omni, perché passiamo alla fumettanza oltre Marvel. Asterix Omnibus volume 1 con le prime 6 avventure più inediti e contenuti speciali, 45 euro di cartonato a luglio. E su cui vediamo, perché effettivamente è alle gasa l'Omnibus. Di Asterix io mi sono girato ampiamente nel culo, sia quello che stavano facendo ai tempi, che ora però mi confondo se fossero avventure nuove o ristampe, cazzarola. Comunque ne stavo uscendo tanti anni fa un'edizione formato Ratman gigante, tendenzialmente aveva solo la copertina un pelo più rigida, e poi ultimamente stavano uscendo dei cartonatini. Io incredibilmente ho fatto andare così tutto quanto, adesso qua però capisci che volume 1, cazzo, sì ne faranno almeno, saranno 4-5 per me. Cioè Asterix sono tante le robe, cioè rischi di andare avanti all'infinito, raga. Infatti sul po' vediamo. Ah sì, non posso, non ce la posso fare a ordinarlo. Ce la posso fare. Va bene, The Witcher 2, 4,90€ luglio di brossuratino. Non l'avevamo preso, vero, né io né te? Data così, Beppe? Sì, è andata così. È andata così. Non penso di prenderlo. Perché non mi hai risposto subito? C'è stata questa pausa ad effetto, non ho capito. Ma perché? Perché è entrata mia madre in camera. Ah, boh. Esatto. Va bene, è andata un attimo a Bugut House. Va bene, Conan il Barbaro, volume 3, 4,90€ di brossurato a luglio. Pazzesco. Spawn numero 5, te lo stavi facendo? No, questo qui sì. No, okay. Scusa, mi sono confuso con la Deluxe. Sì, esatto. Questo qui lo sto facendo ed è tanta roba. Molto bene. Bello, sono 14 euro di brossurato ad agosto per Beppe. Vuoi raccontarci qualcosina di questo Spawn? Allora, che dire, Spawn sta combattendo sia contro l'inferno che contro il paradiso. Boh. Esatto. Ovviamente un po' come, come in Constantine e Blazar, le due entità si fronteggiano, ma un po' i terrestri sono quelli che ci vanno di mezzo. E quindi Spawn li deve fronteggiare. Lui ovviamente è al Simos, quindi dovrebbe essere anche lui uno spirito infernale, ma un antieroe, quindi combatte per rendere la Terra un posto, tra virgolette, più sicuro da i due paradiso, da Dio e Satana, che fanno i bambini capricciosi, cercano di spartirsi la Terra, fondamentalmente. Boh, fondamentalmente quello. E quindi mi sta piacendo un sacco. Sai che sembra anche interessante, raccontata così sembra proprio interessante. Sì, ci sta. È bello. Ci sta. Va bene, Teenage Mutant Ninja Turtles, 13 euro di brossurato a luglio, data così. Esatto, non la faccio questa moderna. Ma sì, ce l'avevi già detto la scorsa anteprima. L'arte, il making of di The Boys, 40 euro di cartonata a luglio, data così. Esatto. Va bene, La giovinezza di Thorgal, volume 5, Lacrime di El, che cazzo è? L'ultimo volume della serie sull'eroe vichingo. Non l'ho fatta. Alla fine non l'ho fatta perché è andata a finire su troppa roba anche questa. Perché alcune cose purtroppo devono essere sacrificate, perché non si può fare tutto. Purtroppo sì, 14 euro di brossolato a luglio, capito? Cos'è? Che a me le robe sui vichinghi mi attizzano. Non so. Però tanto andate, anche perché siamo già al volume 5. No, che appunto. Pace all'anima sua, però eventualmente degno di approfondimento. Chissà, potremmo anche andarci a cercare qualcosa eventualmente. Poi Star Wars Alta Repubblica Avventure volume 1, 16 euro di cartonato ad agosto, andate così. Esatto. Star Wars Han Solo e Chewbacca volume 2, Vivi o Morti. Ragazzi, 18 euro di cartonato ad agosto, però tanto non ho preso neanche quello prima, tanto meno prenderò questo, anche se Han Solo è mio padre. Darth Vader volume 3, la guerra dei tacciatori a luglio, andata così. Star Wars Epic Quinlan Nos, un Jedi nell'oscurità, che cazzo di titolo, 60 bombe di cartonato a luglio,
credibile, ci stiamo casando, sono già lì che lo più ordino. Piantano dei prezzacci. Ma ragazzi, ma io non capisco. Io veramente non capisco. Io non voglio fare a tutti i costi quello che ne sa di più del signor Panini, ma cazzo, ma ogni tanto mi sembra veramente della roba esagerata. Ma fammi capire un attimo, perché lato oscuro e criminalità organizzata di Quinlan Voss, in questo corposo volume autoconclusivo e inedito in Italia scopriremo la vita di uno dei Jedi più affascinanti della saga. Non lo so, ragazzi, fate eventualmente sapere, come al solito, nei commenti, se siamo noi che capiamo un cazzo. Va bene, carrellata di Panini Kids, niente, stasera non ce la si può fare. Barbie Magazine, la mia prima Barbie, Hot Wheels, la rivista ufficiale, Lego Star Wars, Jurassic World, Lego City, Ben 10, Batman, Spider-Man Magazine 53, ragazzi, imprescindibile a luglio. Bomber Magazine, imprescindibile. Che cazzo è Bomber Magazine, Beppe? Ti prego. Che bello. Parla di calcio. Ma guarda, non avrei mai detto. Guarda, di cosa. Va bene, Topolino Junior, Avengers Magazine, Pokémon Magazine, tantissima roba. Lego Ninjago e l'enigmistica di Topolino. Non la fai l'enigmistica di Topolino? Beh. No, non la faccio. Scarso con l'enigmistica. Va bene, incredibilmente. Io comunque ti farei notare una roba. Dimmi. Sbaglio o non abbiamo detto un cazzo, abbiamo speedrunato tutto? Sei con me su sta cosa qua, confermi? Ma non è che siamo speedrunando, perché non c'è un cazzo da dire, cioè non è che stiamo speedrunando tutto, però sì, stiamo andando più veloce. Certo, sì, intanto è passata 1:10. Cioè, io lo so. Ma allora, io non lo so, cioè... Non so, pensavo fosse più veloce effettivamente, però boh... Cioè, no, ma non... ragazzi, secondo me, allora, io qua lo dico, secondo me... C'è un cazzo da farci, cioè, probabilmente quello è il tempo fisiologico per leggere un'anteprima. Cioè, inutile speedrunnare, non speedrunnare, perché abbiamo veramente detto niente, facendo anche facilmente la figura dei Pichu. Niente. E cioè, secondo me non c'è nient'altro da dire, nient'altro da fare. Boh. Va bene, dopo solo 1:10, non so quanto sarà poi di montato. Passiamo dolorosamente alla sezione Planet Manga. Yomi No Tsugai, nuovo action fantasy dell'autrice del tuo fumetto preferito, Beppe. Lo so. Non sei caldo? Sono caldo, infatti l'ho messo sul poi vediamo, perché voglio vederlo. Perché così se parla il cuore lo prenderei a occhi chiusi, però basta, ma... Ragazzi, l'Arakawa è pur sempre l'Arakawa, però fammi capire un attimo. In un villaggio sperduto tra i boschi, dove il tempo sembra essersi fermato, la vita scorre tranquilla. Ma un grande e oscuro segreto che coinvolge i gemelli... Minchia, stasera Yuru e Asa incombe, trasformerà questa oasi di pace in un campo di battaglia. Consigliato a chi ama Demon Slayer. Io Demon Slayer non l'ho letto, per esempio, quindi... Toccherà cercare di capire. Sai cosa? Fai una roba. Io me lo metto, 5,20€ per me a luglio, perché sennò qua non stiamo facendo un cazzo, prendendo un cazzo, parlando di un cazzo. Dai, qualcosa pigliamo, fammi smuovere un po' la situazione, perché sennò la situazione è critica stante prima. Dai, lo prendo, prenderò volume 1, lo leggerò, gli do fiducia alla raccata. Te lo farò sapere, va bene. Early Access Variant, 7€, allora però tocca prendere questa. Eh sì, perché ce l'hai 2 settimane prima dell'uscita, hanno fatto questa roba bestiale. E allora invece di 5 diventano 7. Esatto. E poi la regular vediamo. Adesso ne prendo uno e poi vediamo. Prendo uno, lo leggo e poi capiremo. Va bene. Basta, non è vero. Cioè, con la variant di Fullmetal Alchemist. Sì, io volevo arrivare che ci arrivavi tu. Che io lo sapevo, però io se lo prendo, prendo questa. Che c'è la variant di Fullmetal Alchemist, capito? Però ascolta una roba. Minchia, allora questa però è la stessa variant della Early Access? O è un'altra variant ancora? Non l'ho capito perché è top secret, per me no. Edizioni variant disponibili solo nel bundle, c'è scritto. Capito? E allora sono 14,90€ per me. Io sono indeciso per questo, ma non tanto per Yomi No Tsugai. No, per Full Metal Alchemist, per la variant. Che tra l'altro sarà palesemente a formato tankobon. Sì. Cazzo! Va bene, questa la prendi anche tu o ci pensi ancora? No, prendo. E sono anche 14,90€ per Peppe. Ma che cazzo. Va bene, Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir. Ma ragazzi, l'hai capito? Questo è il cartone per i bimbi. Non l'hai mai vista sta cosa qua? No, non l'ho mai vista, ma...
ho capito che era qualcosa per i film, per i, sì, per c'è i, un cartone, è un cartone, l'hanno fa, lo vendevo nel, c'erano i, i, oh, vabbè, lascio, anche... mi stanno venendo i flashback da campo di da Vietnam. Va bene, okay. con tanto di variant, cioè addirittura manga sovracopertato, tra l'altro, 7 euro, con tanto di variant, 7,50 euro. Ma che cazzo fanno? Ma sicuramente magari qualche bimbo che si gasa e glielo chiede, c'è, va a sapere. Va bene, a luglio. Vedi, ispirato alla serie animata in onda su Super... Che vergogna, ragazzi. Va bene, The Deer King, Il Re dei Cervi, 1 di 2. E 2 di 2. E poi sotto, e 2 di 2. Boh, 7,90 euro. Ah, c'è il pack direttamente. 15,80 euro eventualmente. Pack con copertina wrap around. Pazzesco. Esatto. Tu sai cos'è sta roba? Io non lo so. La copertina wrap around, non lo so. L'opera, Beppe, cazzo me ne fotte. Ah, copertina. L'opera. Non so che cos'è Il Re dei Cervi. Sopravvissuti al Mitzal, una malattia letale che sta minacciando l'impero, va nella piccolissima Lady Yone. Sono contenti. tra l'altro, fumetto tratto dal film d'animazione. Frega. Incredibilmente è andata così. Va bene. Sono andato troppo sotto. Aspetta. Studio Ghibli Complete Works, 25 euro di brossolato a luglio. Se lo tengono, palesemente. Non penso proprio che mi lancerò. Cioè, tutto il rispetto per lo studio Ghibli, però, ragazzi, cioè, ripercorri tutti i lavori tra le pagine in perdite, volume, colore, approfondimenti. Sì, sei invasato. Cioè, a me piace, però non è che sono invasato. Sì, però, ragazzi, sono sempre 25 euro di brossura. E appunto, perché è troppa roba, capito? Si fa delle scelte. Cioè, è carino, uno sarebbe anche bello prenderlo, però, capito? 25. Ma infatti è andata così. Evil, volume 2, con tanto di Shikishi in regalo per gli ordini entro il 31 maggio, sempre dall'autore di Soil, di cui ora stanno anche facendo le ristampe. 7,90 euro. A luglio di manga sovracopertato. Ne abbiamo già parlato, se non sbaglio, un paio di anteprime fa, e sembrava interessante, però non, a me non è ancora arrivato. Non so se è già uscito e lo devo ancora ritirare. È uscito. Lo devo ancora ritirare, quindi non l'ho ancora letto e quindi non ho niente da dire, almeno per ora. Ci devi fare. Sono gli Evil, hanno la polizia alle calcagna. Cosa li ha portati a diventare dei fuggitivi, raga? Perché luce blu vuol dire solo corri. Chi erano prima di ottenere i poteri? Preparatevi a un salto nel passato dei protagonisti, dove il buio fa più paura e la vita è cattiva. Chissà, mi piace. Praticamente non sono fuori legge, ma hanno necessità. Necessità, esatto. Va bene, ragazzi. Yasha volume 2, che è dello stesso di Banana Fish. Questo, sì, me lo ricordo. Esatto. E te l'avevi preso? No. Alla fine no. Sei sicuro? Ti devo sbugiardare? Ah, ma alla fine no, però magari te l'hai rimesso in conto. Me l'ero messo in conto, poi ho fatto delle scelte. Ah, poi hai cambiato idea. Ho capito. Va bene, 16 euro. Sì, 16 euro di brossura. Vabbè, è un manga, ragazzi. Di manga sovracopertato a luglio dall'autrice di Banana Fish. 6 fa ritorno in Giappone per riprendersi la vita che gli era stata rubata. Ma può un prodotto dell'ingegneria genetica ribellarsi ai propri creatori? E chi è davvero Rin? Chi lo sa, è andata così. Vabbè. Sakura Sakun numero 3 a luglio, Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition, che abbiamo detto essere i piccoli problemi di cuore, quindi imprescindibile. 12,90 euro di cartonato. Cartonato addirittura. Ma i piccoli problemi di cuore? C'è scritto. O si sono sbagliati, perché qua lo dà come cartonato. Io la volta scorsa avevo andato per scontato fosse come l'Evangelion, no? Ma sì, questo esatto. Qua c'è scritto cartonato, pensa. Minchia. Cioè, hai capito l'imprescindibilità dei piccoli problemi di cuore? Ragazzi. Perfetto. Qua tocca prendere, ragazzi, tocca. True Beauty numero 4, un curioso triangolo. Niente, alla fine è confermato che proprio sono tre persone diverse. Peccato, è andata così. Non ci interessa più. Tra imbarazzo e batticuore, sia Suho che Seijun sembrano essere attratti da Jujong. Ma lei che piace. Chi è che piace davvero? Quando si parla di sentimenti è sempre un bordello, ragazzi. Vabbè. È sempre complicato. È sempre complicato. 14,90 euro a luglio, è andata così. Uno speciale dedicato agli amati di Lone Love Zone, extra raccolto del coniglio.
a luglio. Pazzesco, frega un cazzo. Sensei e Cavalieri dello Zodiaco dell'Os Canvas, il mito di Hades 4 di 25. Non lo stava facendo nessuno dei due, se non erro. No, perché io avevo quella vecchia. Voilà. No, io aspetto sempre eventualmente un'edizione da 15 euro, perché se spendo meno di 15 euro non sono contento, sai. Esatto. È così. Esatto. A me piace soffrire, devo sentire sapore di merda in bocca. The Elusive Samurai, dall'autore di Assassination Class, un numero 5 a luglio, 5,20 euro. The Witch and the Beast, 7 euro a luglio. Togenanki, Sangue Maledetto, 5,20 euro. A luglio. Sakamoto Days numero 8 sono 5,20 euro per me a luglio, sono caldissimo. Tu l'avevi preso? No, vero? No. Bello, non sono andato oltre i primi due numeri purtroppo ancora, perché sono molto 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 lento purtroppo a leggere, ma d'altronde io faccio così, me li accumulo e poi si vede più avanti. Sakamoto Days mi stava piacendo, un'idea molto semplice, lo dice anche qua, ex sicario in pensione, potrebbe godersi la vita ma deve affrontare le prove di tasso di alto mortalità. Beh, lo dice tanto quanto lui, praticamente ex sicario della mala, della Yakuza, e canna certa, però si innamora e si innamora di sta tizia che lavora in un tipo 7-Eleven, sai, negozietto, okay. il classico combini giapponese, e si innamora, fanno una bimbetta e basta, lui si inquarta un casino e rimane lì a fare la vita in questo quartiere, a fare un po' il tutto fare, un po' il commesso in questo negozio. Poi in qualche maniera lo tirano sempre di mezzo, perché logicamente sto fumetto qualcosa deve pur succedere, certo. e quindi va a una certa poi scanna anche i cristiani. Però se non sbaglio, adesso non vorrei dire, perché adesso ovviamente i primi due volumi li ho letti una vita fa, lui ha, se non sbaglio, c'è tipo un mezzo giuramento alla moglie che non avrebbe più ucciso, una roba di questo tipo, quindi deve trovare maniere, sono tutte delle maniere pirotecniche per scannare la gente senza scannarla, cioè, roba di questo tipo. In particolare un'idea semplice ma carina, che con me quantomeno aveva colpito nel segno. Poi vabbè, avevano fatto tutte le variant con il completino, la maglietta, il grembiulino, sai, la parandanza proprio da... Vabbè, è andata così. Aragane no Ko, Diamond in the Rough, pazzesco, ne frega un cazzo, 5 a luglio. Boruto Naruto Next Generation, 19, 5,20 a luglio. Ragazzi, Boruto è imprescindibile, te lo stai facendo, vero? Lo sto facendo, sono un po' fermo, mi mancano gli ultimi tre numeri da leggere, ne ho accumulato un po', ma a parte che si fa veloce leggere Boruto, però lo trovo carino, tutti quelli che mi dicono che non capisco un cazzo. Ma ti dico, io sarà che sono, cioè, sarò picciu, io ovviamente di Boruto, però devo specificare questo, mai letto il manga, sto solo guardando l'anime, ogni tanto me ne guardo un pezzettino, l'ho iniziato nemmeno troppi mesi fa. Oh, io mi diverto come un matto. Ma perché... Anch'io. Ma che vi devo dire? Alla fine è palesemente una fanfiction su Naruto. Basta, non è niente di più, niente meno. E mi sta piacendo, non so che cazzo farci. Ma mi diverto. E a ognuno suo. Cioè, d'altronde c'è chi guarda la Juve, c'è chi legge Boruto. Detto questo, Beppe, dovessi mai venderla la Boruto in prima stampa, me lo dici, perché... Ok. Va bene. Sono 5,20 euro per Beppe. C'è insomma il numero 13, 5,20 euro a luglio, ma non la sta facendo nessuno dei due, vero? Lo sto facendo io, ma devo ancora finire la prima stagione, sono un po' indietrino, dice. Ah, però la stai facendo? Sì. Perché allora... ne parlavano come uno shonen bestiale allucinante. Sì, pare di sì. Ed effettivamente io sono parecchio indietro qua sono veramente parecchio, sono ancora praticamente forse al 3 al 4. Sono proprio parecchio indietro. Questo a me è una di quelle robe che mi spiace un po' non essermi comunque, cagato ai tempi. Per quello che ho detto, effettivamente è carino, è bello, è particolare, è proprio il classico shonen, è proprio carino. Bene, sono 5,20 euro a luglio per il buon Beppe. Io purtroppo non l'ho preso in corsa e quindi è andata così, perché io ho un po' la fissa delle ristampe, non mi piacciono le ristampe, mi danno fastidio le ristampe, non ce la faccio. Ci ho provato in passato a comprare delle ristampe, poi le ho rivendute, mi danno fastidio, non ce la faccio. C'ho proprio fissa, è una fissa mia, è andata così. Ognuno ha le sue fisse. Chissà un'eventuale riedizione un giorno, se no un eventuale recuperino usato, anche questo. Sicuramente conto di guardarmi l'anime, che pare sia anche una gran figata. Chiuso qua il discorso. Bestiale, e Berserk Deluxe numero 4, se ne sentiva la mancanza. 50 bombe a luglio per tutti e due. Perché no? Esatto, tutti e tre questa settimana qua.
sembrava un'anteprima light, no? Dovevamo metterci un attimo una bombetta, un mezzo omnibus, perché no? Ragazzi, Berserk direi che non ha bisogno di alcuna presentazione. Sì, l'abbiamo già parlato, si assicura. Assolutamente, assolutamente imprescindibile. Questa è un'edizione, era un formato che era già uscito anni e anni fa per la Dark Horse all'estero, che aspettavamo da una vita, e allora a costo di mangiare cipolle crude, tocca prenderlo, tocca proprio prenderlo. E grazie alla bontà, alla bontà del signore, Neon Genesis Evangelion 7 di 7, Collector's Edition 7 di 7, il gran finale, ce lo siamo levati dai coglioni anche questo, 14,90€ di manga sovraccopertato a luglio. Tu non lo stavi facendo, vero? No, Evangelion sì. Sì, bene. Sì, bravo, sei picciu quanto me. Va bene, ovviamente la solita cartolina arriverà blisterato con la cartolina in omaggio solo per la prima tiratura. Sono 14,90€ testa. E anche qua, Evangelion. Che tra l'altro ho sentito una canzone di recente e mi sa che alla fine si pronuncia Evangelion. Cioè, noi tendiamo. Ho paura di sì. Poi bisogna capire se c'è differenza tra inglese e americano. Ma l'ultima canzone inglese che ho sentito lo chiama Evangelion. Quindi mi sa che siamo noi che tendiamo a inglesizzare, a over inglesizzare le robe. Interessava qualcuno questa nozione qua? Palesemente no. Va bene. Allora, l'abbiamo già detto, probabilmente la primissima anteprima che abbiamo fatto. Questa è un po' l'Evangelion per i... insomma, per semplificato, Evangelion un po' semplificato, ecco, a differenza dell'anime, quale robe ti vengono forse un po' più sbattute in faccia. In faccia, avevamo detto che l'anime è forse un po' più complesso, incredibilmente. Va bene, Nyaikt of the Living Cat, ma che 7 euro a luglio, e Rooster Fighter numero 5, 7 euro a luglio, entrambi manga sovraccopertati. Tu non ci crederai, ma io conosco una persona che li fa entrambi. Ah sì? A quanto pare sono fighi, io mi astengo dal commentare. Però ragazzi, abbiamo da una parte le lotte dei polli, dall'altra la notte dei gatti viventi, raga, io non lo so. Va bene, incredibilmente c'è chi li fa e chi li fa entrambi. Jumbo Max numero 3, non dalla torre di Noin, o comunque che non abbiamo ancora mai scoperto come cazzo si pronunci. 7,50€ a luglio di manga sovracopertinato. Pensi tu, l'hai letto l'1? Io non l'ho ancora, non no, penso. No, allora, il Jumbo Max non l'ho preso. Ah, non l'avevi preso? Non l'avevo preso. Boh, andate così. Non l'ho ancora letto e quindi non so che dire, ragazzi. È quello della pillolina della felicità, che c'è, cioè, la disfunzione erettile. Sì. Quella roba lì. Niente, non sono ancora riuscito a leggerlo, quindi è andata così. Quindi, il manga preferito di Beppe, che è per Yaku, Dangerous Buddy, che sono 7 euro a luglio, imprescindibile. Il mistero si arricchisce, ragazzi, quindi rimanete sintonizzati. Kingdom Hearts 2 Silver volume 8, 9 euro di brossurato a luglio, che andrà poi a ficcarsi nel cofanettone, che facilmente avrà poi un omaggio, una litografia per Beppe e basta. Cioè, per Beppe ci sarà una litografia in omaggio, per gli altri no, ragazzi, quindi non sprecatevi a prenotarlo, perché palesemente ci sarà una litografia esclusivamente per Beppe. Kingdom Hearts è imprescindibile. Ragazzi, videogioco parla solo. C'è da dire una roba, io ho un po' una confessione da fare. Io in realtà, la prima volta che è uscito il manga, ai tempi, che tra l'altro era anche sovracopertinato, era carino, in realtà avevo fatto l'1 e Chain of Memories, e poi il 2... L'avevo regalato. Boh. L'avevo regalato alla mia ragazza ai tempi, perché non mi ero rotto i coglioni. Non so, avevo detto, ma alla fine a me piace il videogioco, che cazzo mi frega del manga. Ed era andata così. Poi con il tempo un po' ci ho pensato, mi ero mezzo pentito. Ho detto, vabbè, okay. Ma tutto sommato, cioè, per carità, l'ho regalato, cioè, non è che l'ho buttato, l'ho regalato. Però dicevo, ma però sai che... non lo so, tutto sommato magari potevo farmi i cazzi miei. E invece
Invece poi qua ci hanno fatto la Silver, che praticamente è cofanettata, e allora ne ho approfittato e ho detto va bene ragazzi, qua tocca. Qua tocca anche perché ci saranno le litografie, e invece no. Va bene, Skeleton Knight in Another World numero 6, 7 euro a luglio, data così. Otherside Picnic numero 6, 7,50 euro a luglio, incredibilmente, è andata anche così. Poi abbiamo addirittura qua... The World Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Sì. Queste sono le porcherie dei manhwa di merda. Ma a parte che forse è giapponese. Aspetta un po'. Questo mi sa che è giapponese. Ma il manga, non è giapponese. Il manga. Non è manco, non è manco coreano, perché c'è uno di quei titoli, i titoli così stupidissimi, lunghissimi, generalmente sono i titoli dei manhwa. Non so se hai fatto caso che c'hanno sti titoli di merda. Non c'è scritto manga, c'è scritto il manga e poi qua vedi lui, qua sembra giapponese. Va bene ragazzi, ci siamo arrivati al punto praticamente dove, visto il successo di quelle porcherie che stanno facendo di manhwa, adesso le facciamo anche, capiti? Ci abbiamo i giapponesi che imitano i coreani che imitavano i giapponesi che... Esatto. Va bene, a proposito di manhwa, Songo ti punteruolo 6 di 6, Beppe sei triste che è finita questa avventura della CGL. Esatto, la storia della CGL era importante, però. La CGL lì in Corea, dove cacchio era in Corea, sì. Ragazzi, adesso te lo puoi recuperare in blocco, 12,90 euro a numero. Sicuro, Va bene. Ma io miro numero 8, 7 euro a luglio, abbiamo già detto che è andata così purtroppo, perché a me in qualche maniera mi ispirava. C'è un anime bestiale, potrei provare a guardarmi l'anime su Crunchyroll. Così, vabbè, lo noto adesso che c'è l'anime, che sicuramente c'era scritto anche tutte le altre volte, ma ho fatto speedrun. Poi. Pace. Data così, Shangri-La Frontier numero 9 con tanto di expansion pass a luglio. Di questo te ne ho già parlato, è quello che fa sempre un po'... cioè questo è praticamente strutturato come un videogioco, vedi, ironia, azione, MMORPG, e infatti per ogni puntata, per ogni numero c'è anche l'espansione che ti puoi comprare. Esatto. Va bene, ragazzi. Un'altra volta. Un po' più particolare rispetto al solito, non è una roba che ho letto, cioè, lo so per sentito dire, perché sono altri, ho un'amica che lo fa, non l'ho ancora letto, non lo so, poi magari un giorno proverò, me lo farò passare e vedremo. Sicuramente un'operazione carina per spillare altri soldi, chiaramente, ma questo è un altro discorso. Blue Sky Complex numero 7 a luglio, Sasaki Miyano a luglio. Blue Exorcist, esiste ancora Blue Exorcist? Ma pensa a te, non è ancora finito. Cioè, andavo alle superiori, raga, va bene. Tu mi dirai anche One Piece è così, ma One Piece siamo a 100 e passa. 100, sì, qua siamo al 28. Che storia strana, va bene. 5,20 euro a luglio. Fire Force 33 dallo stesso di Coso, di Soul Eater. 5,20 euro a luglio, penultimo numero tra l'altro. Come penso di aver già detto, Fire Force avevo tentato di leggerlo, ma mi stavo annoiando terribilmente, quindi prima o poi... È andata così, la tenterò poi con l'anime più avanti. Tracce di Sangue numero 14. Allora, 7 euro a luglio. Beppe, Tracce di Sangue non lo metto in conto perché in realtà non l'ho mai preso, ma nonostante io non l'abbia mai preso, l'ho comunque letto per vie traverse, diciamo. Sì. Diciamo che me lo sono fatto passare, mettiamola così, me lo sono fatto passare e sai che figo? È bello. Sì, è molto bello. Ti posso raccontare l'inizio, adesso qua leggi già una roba, sepolto il padre Seiichi ossessionato dal pensiero di uccidersi, che vabbè, qua è già adulto. Però inizia che lui è bambino, a partire da questo presupposto. Allora, io ve la racconto così, vi mezzo spoilero il primo numero, così vediamo se può gasare, così finalmente posso dire due parole istante prima. Visto che parla sempre solo Beppe, e a sto giro tra l'altro abbiamo detto un cazzo, manco Beppe. Praticamente parte che sembra tutto normale, sembra tutto, cioè atmosfera anche relativamente serena, bambino, insomma, famiglia giapponese apparentemente normale, si va in vacanza assieme alla sorella del padre, il cognato e che cazzo è, col cuginetto del bambino, si va tutti a fare un'escursione, no, una passeggiata. Ok. Succede che, adesso se non erro, adesso questa parte qua è un po' fumosa, ma c'era tipo un discorso, cioè probabilmente il cugino
prendeva un po' per il culo il protagonista, no? Ok. Davanti a prenderlo per il culo, e a una certa, praticamente la mamma del protagonista prende il cuginetto e lo lancia di sotto. Lo scaraventa giù per la montagna e si lo ammazza. Cioè, è tutto relativamente normale fino a quel momento. Poi io adesso, perdonami, mi sfugge se solo perché lo prendeva in giro, forse addirittura il cuginetto gli ha fatto lo scherzo al protagonista della serie Ti butto, ma l'ha fatto proprio, cioè, finto, palesemente finto. Se non ricordo male, perdonatemi, magari chissà se posso recuperare le tavole, far vedere, non lo so, non so come andrà a finire. Comunque c'è un discorso di questo tipo, cioè il cuginetto fa un gesto che alla mamma non va bene e la mamma lo piglia e lo butta di sotto. Certo, perché così, capito? Cioè, lo piglia, lo butta, lo lancia, lo ammazza, tendenza, lo butta, lo lancia di sotto. E giustamente questa roba qua poi va a sconvolgere le vite di tutti quanti, perché poi, ma come è successo, ma è caduto lui, ma sei stata io, è stato lui, sei stata io, perché qua è sempre Rictus. Insomma succedono robe, il bambino rimane palesemente traumatizzato e poi da lì in poi si evolve un po' la vita di questo bambino e di questa madre non proprio a posto. Carino. E arrivi a seguirlo fino nella sua vita adulta, a vedere un po' come si evolve la situazione. Ti dico, è una roba devastante, Beppe. È interessante. Ti dico, interessante. Lo segno. Segnatelo e faccio un pensiero. Secondo me è un qualche ristampo del numero, dei primi numeri lettori. Cioè, volessi anche solo provare a leggerti il primo numero. Esatto, quindi Tracce di Sangue consigliatissimo. Alita Mars Chronicles numero 9, 5,20€ a luglio. Io Alita non ero mai riuscito a recuperarlo neanche i tempi, quindi l'avevo fatto sulla prima serie in cofanetto, in Panzer Edition, ma non vabbè, la Panzer Edition a me fa un po' cagare. Ne era uscita una prima della Panzer che non mi ricordo se era Perfect o che cazzo era, comunque era uscita. Eh sì, ma ragazzi, la Panzer non è maneggiabile, dai, gigante. Non mi piace. Cioè, quei formati lì giganti hanno senso per determinate robe e poi soprattutto hanno senso se cartonati. Cioè, perché giustamente qua mi dice, vabbè, però Berserk sì, Alita no. Berserk è più sottile ed è cartonato ed è in pelle. Alita, non so, che cazzo te ne fai della Panzer Edition di Alita, non lo so. Mi spiace, beh, sembra quasi ti sto dicendo hai buttato i soldi, però no. No, in realtà è cioè, da collezione. Ma per me la Panzer Edition era un po' andata così. Va bene, Shy 11 a luglio, ma che sfacciato a luglio, pazzesco. This Wonderful World a luglio e Drifting Dragons sempre a luglio, perché la nuova Queen Zaza è finalmente completata, hai capito? Va bene, Kengan Ashura, ultimo volume, 27 di 27, ultimo match nel torneo di annientamento Kengan. 7€ a luglio. Sei caldo? Perché caldissimo, non la faccio, ma caldissimo. Molto bene. Va bene, si sente che sei caldo. Bungo Stray Dogs. Ma buffa, ragazzi, le brutte intenzioni della buona educazione. Non penso. Non credo che sia lui, onestamente, però va bene. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation 18, incredibilmente tutto a luglio. Luglio è un mese carico, ragazzi, ci gasiamo. Va bene. Trinity 7, l'Accademia delle Sette Streghe. Mi ricorda qualcosa? Almeno mi ricordo un cazzo. Probabilmente lo sto confondendo con qualcos'altro. Se le Sette Stelle di Okuto. Non penso. Non credo. Va bene. Darwin's Game 27. Arpeggio of Blue Steel. Che io, raga. E Giant Killing 56. Tutto a luglio. E sono 5€. Cioè, esatto. 5,50€ per Beppe di Giant Killing. Che vabbè, anche qua ognuno ha le sue. D'altronde, se uno guarda la Juve, vuoi che non prenda Giant Killing? Giant Killing è bestiale. Per carità. Va bene, Slam Dunk 1 di 20, riparte tutto Slam Dunk. Sì. Tutto disponibile. Perché c'è il film al cinema, io voglio fare un appello. Fai un appello. Per favore. Leggetevi prima il manga. Sì, ma se l'avete letto, vi fate un regalo, andate a vedere to anime al cinema. Se c'è ancora, se riuscite a vedere, per favore. È una delle robe più belle di animazione che abbiamo mai visto, poi la storia è bellissima. Tutto fatto da Take It Nowhere. Che Iko Inoue, eravamo in sala sia io che gli altri, che gente sconosciuta,
con le palpitazioni proprio bello. Sì, però vabbè, così mi fai girare il cazzo che non sono venuto, però Beppe, non si fa così. Ma ti facevi degli spoiler, Eric. Cioè, ti facevi degli spoiler. Ma che Cristo. Cioè, ti spoileravi tutta la partita finale. Ti spoileravi tutte, ti spoileravi anche alcuni personaggi. Poi, per la carità, la storia che parla di questo film è di un personaggio che nel manga e nell'anime non hanno approfondito. Però è qualcosa che non è indescrivibile. Cioè, eravamo lì al coso, ci guardavamo, diciamo, ma è possibile la roba? Cioè, puoi fare un'animazione così? Cioè, la partita, tutta la storia del protagonista, ragazzi, fatelo. Cioè, se non riuscite a vederlo al cinema, vi leggete il manga quando esce l'edizione 4K bestia. Si compra subito. Ah, certo, quello sì, ma quello anch'io, per forza. Però, ragazzi, cioè, davvero, è bellissimo. Io non ho, io... Boh. Cioè, eravamo veramente con la... Io l'ultime 30 secondi avevamo tutti la pelle d'oca, ci guardavamo il braccio, avevamo tutti la pelle d'oca. Cioè, una roba allucinante. Gli ultimi 30 secondi. Mi gira veramente il cazzo non averlo visto al cinema, io, però... Io ti dico la verità, ti ho pensato, ho detto... Cazzo, dicevo, qua Eric si sarebbe piscio. Solo che sai cosa dicevo dall'altra parte? Dicevo, sì, però non ha letto niente, si rovinava il manga. Boh, rovinava pace. Il manga. Si vede che doveva andare così. Poi tanto non è da escludersi che tra 10 anni poi lo ridiano, quindi... Sì. Ogni tanto queste operazioni le fanno. Va bene, ragazzi, Slam Dunk, consigliatissimo, sia il manga che a quanto pare anche il film. Quindi approfittatene, chi non ha la mia fissa delle ristampe, si recuperi sto benedetto manga, per favore, perché io purtroppo non sono mai riuscito a finirlo, sempre perché ho i miei problemi, ma tantissima roba, nient'altro da dire. Va bene, carrellata di titoli nuovamente disponibili, qua di imprescindibile vedo forse Io sono Spider-Man, e poi vabbè, il grande libro, Batman Noel, ragazzi, Batman Noel. Sì, buon Natale. Va bene, sotto abbiamo, vabbè, insomma, 20th Century Boys Berserk, e vabbè, Blue Lock è abbastanza andata così, Chainsaw Man, Full Metal Alchemist, Eden, pensa, Eden è già esaurito, storia. Beh, sì, figurati. Sì. Va bene. Homunculus, Slam Dunk, guardala lì, l'ultima caccia di Kraven, l'edizione definitiva. Quella di cui parlava Beppe prima. Bella, ragazzi. Prima ristampa, girano i coglioni, però veramente bella. Veramente, veramente bella. Capisci che io non posso prendere quella che esce adesso quando so che esiste una roba così. Perché mi incazzo, io voglio questa qua. E adesso voglio questa qua. Va bene, Jujutsu Kaisen, Nana Vagabond, Trading Card Game di Attack on Titan, che vabbè, perché? Sì, te l'avevo già detto in audio, fanno le carte, fanno l'attacco di giga. Però io non posso scimmiottare il successo che stanno avendo le carte di One Piece. One Piece. Non mi pare che si possa giocare. No, forse sì, forse si gioca con quello, però sì, non posso scimmiottare, perché One Piece sta andando bene. Ma onesto, capisco di più One Piece che Attack on Titan, però d'altro canto sai cosa, in Giappone le carte, le fanno carte figurine, lo fanno di tutto, quindi lascia stare, va bene, è inutile anche solo parlarne. Detto questo, momento figo, qua pubblicizzano solamente più Harry Potter, che come sai alla fine ho iniziato. Harry Potter sono solo all'inizio, mentre no, aspetta, le creature magiche, un'altra roba? Ah sì, perché aspetta, sì escono più album. No. Avessi aspettato, a me interessava più questo che l'altro, con la faccia dei maghi, capito? Ma tanto oramai li faccio entrambi, succede niente. La serie di figurine? Sì. Aspetta che faccio una foto che la devo mandare qua. Cazzarola. Va bene, nel frattempo ti dico che... Va bene, niente, questo è un nuovo album da fare, a quanto pare. Però Harry Potter sono ancora all'inizio, ma tendenzialmente sto quasi finendo quello di Super Mario. Cioè. Ah boh. Okay. Non me ne mancano. Penso di poter sbustare ancora un paio di volte, poi sono vicino al momento in cui mi conviene più che altro cercarmi le singole, perché... Ok. Ed è così. Va bene, boh, basta. Okay. Cioè, se posso dare una recensione sulle figurine di Super Mario, forse un po' bambinoso l'album, però è bello. L'unica cosa, non si appiccicano, cazzo. Non rimangono appiccicate. Ti giuro, è l'unico album di quelli che stiamo facendo ultimamente che le figurine non rimangono appiccicate, si staccano. Non so se l'hanno fatto apposta, perché magari per i bimbi, per avere più tentativi. Non so. Può essere. Un po' così, perché non lo so, non ho apprezzato tantissimo, però d'altro canto, data così.
Va bene, qua cosa abbiamo di Bleach, scusa? Nuova edizione da collezione di Bleach. Però col Corriere, quello della Gazzetta. Dove lo leggi, Gazzetta? Che non lo so. Sì, no, è qua di fianco, piccolino, scritto di fianco. Ma come cazzo fai? Mi spieghi come fai? Io non ci leggo lì. Non riesco a capire. È una collana della Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera in collaborazione con Panini Comics. Io vado sulla fiducia. Vado sulla fiducia, io non ci leggo. Abbiamo l'occhio di falco. Io non ce la faccio. Micchio, una collana della Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera in collaborazione con Panini Comics. Quello c'è scritto. Va bene. Anche quella sotto, anche di Naruto Saga, si sente qualcosa. Boh, vabbè, niente, chiudiamo questo siparietto. Niente, abbiamo qualche problema di vista qua, perché non c'è niente da dire. Va bene, quindi abbiamo nuova edizione di Bleach, Naruto Saga, che abbiamo già visto. Hai visto la volta scorsa. Approfondimenti del manga. Supereroi Classic, e si passa incredibilmente a Star Comics. One Piece volume 105. Noi però facciamo la new, che mi sa che non c'è. Sì. E la new. No, non c'è. Ho guardato più sotto, non c'è. E quindi One Piece momentaneamente è andata così. One Piece che lentamente, a passo di tartaruga, si avvicina alla fine. Alla fine, sì. Prima o poi ce lo leveremo. 70, non mi ricordo più un cazzo. Cioè, figurati, lascia perdere. Demon Slayer, libro da colorare, pazzesco, ragazzi. My Hero Academia, numero 37, 1 a giugno e 1 ad agosto. Non ho detto One Piece che usciva ad agosto, ok. Gigantis volume 1, che esce a luglio, l'abbiamo già visto, erano solo delle botte che volavano. E c'era un disegnatore che conoscevamo, forse da Terraformers. Solo che non lo vedo più scritto. Ma effettivamente, eccolo lì sotto, sì, eccolo qua. Disegnatore di Terraformers, sì, è scritto lì sotto. Sì. Alla fine non mi sono assolutamente informato, 0 di 0. Andate così. E poi il volume 2. Volume 2 ad agosto. Chissà, è trascorso un anno da quando l'isola di Tsushima è stata occupata dalle grottesche... Va bene. Allora così, Shaman King, vabbè, Superstar. Allora, attenzione, che ne pensi di questo nuovo capitolo? Che l'ho letto già su Facebook, questa roba qua. Che mi hanno rotto il cazzo? Non ho fatto neanche gli spin-off, sai? Ho fatto solo Shaman King e Class, basta. Perché qua quando mi hanno iniziato a annunciare roba, mi hanno mandato tutti i coglioni. Però capisci che... Basta. Capisci che spin-off è un discorso. Questo è un nuovo capitolo. Non fa quasi fare di nuovo capitolo. Lo so. Cioè, subito... Ho detto troppa roba, mi hanno rotto i coglioni. Però effettivamente, se mi ci fai ragionare, effettivamente non ho capito. C'è proprio scritto che è grande contro la casa. Vabbè, da qua agosto c'è tempo. Sì, vediamo, sì, anche perché tanto Star Comics... E trovi tutto quando lo vuoi. Ma sì... c'è problema. Attenzione, Beppe Moderato abbiamo stasera, Beppe Moderato. Va bene, va bene. Shaman King Flowers, l'ultimo volume, che tanto per ora è andata così... a giugno, quindi un po' prima. Ranking of Kings a luglio, Witch Watch che cazzo ad agosto, e va bene. Promise Cinderella, hai capito? Ad agosto. Sei contento, ragazzi, invece la promessa di Cenerentola? Una commedia sentimentale che è assolutamente imprescindibile, capito? Che ha ispirato l'anonimo dramma. Va bene, King's Beast volume 1 a luglio, è andata così. Dragon Ball Ultimate Edition a luglio, sono 15 bombe per me. E sono 30 bombe per me, perché c'è anche ad agosto c'è anche 16. Capito? Così, adesso ne mettiamo due per anteprima, perché ci pisciamo. Mascio ad agosto, Record of Ragnarok ad agosto. Io se lo faccio. Sono 6,50 per te, perché lo so che ti piace la merda. 5,20 di Dr. Stone a giugno, e Fairy Tail, Andesir, Squidward, Bird. A giugno hanno rotto il cazzo. A parte che io non ho fatto manco l'altro di Fairy Tail, non l'ho cagato mai. Solo Leveling, 9,90 ad agosto. Io vi giuro, io ci ho provato a leggerlo, Solo Leveling, e capisco l'attrattiva, però io poi dopo un po' mi spacco i coglioni. Perfetto. Ho provato a leggerlo ovviamente sul telefono, in quanto webtoon, e non lo so, vedremo poi l'anime. Cioè, secondo me ha più potenzialità l'anime potrebbe essere interessante. Tra l'altro continuo a dire che, se non sbaglio, era morto il
disegnatore, quindi adesso c'è... Non so un cazzo. L'avrà già disegnato tutto o lo disegna un altro? Non lo so. Ma sì, boh, è andata così. Comunque questa è una carrellata di Manua. Qua abbiamo The God of High School, The Boxer e Sweet Home. Pazzesco. Esatto. Tutto i primi due ad agosto e l'altro a luglio. E poi qua c'è una carrellata. La carrellata rosa. Couple of Cucuza, Sign of Affection, due volte. Ariadne in the Blue Sky, Blue Box, Born to be Alive. Qua. Alive, esatto. Esatto. Luglio, agosto, 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 giugno, luglio. Ma metteteli almeno in ordine, ma che cazzo, ma pure... Manco quello. Claymore New Edition, Beppe Caldo Moon Boiler, qua 5,90€. Bellissimo. 5,90€ per due, tra parentesi. Sì, perché... Ah, ma sai cosa hanno fatto? Forse per risparmiare carte, hanno cambiato di paginazione, ne mettono 6 a pagina. Esatto, esatto. Sì, hanno cambiato di paginazione, buttano 6 a pagina, è diventata una carrellata. Fra poco diventano come gli editori minori che non si riesce più a capire un cazzo. Esatto. Vabbè, ragazzi, ok, quindi Claymore New Edition per Beppe, 1 a luglio e 1 ad agosto. Detective Conan New Edition, luglio e agosto. Domani pranzo sei tu, fatti odiare. Da Isaete, che cazzato nero. Finché morte non ci separi, Fear Society, From the Red Fog, Gate, Gundam Thunderbolt, Inuyasha Wide Edition. Vediamo se è tutto a luglio. Manco per il cazzo, perché luglio, agosto. Niente, mi triggera sta cosa. Non possono mettere prima quelli di luglio, poi di agosto. No, mi dà fastidio. IQ Club ad agosto, IQ Collection a luglio, IQ Collection assolutamente da considerare lo sgrano perché tantissima roba IQ, l'innominabile sorella ad agosto, Let's IQ a luglio, In the Clear Moonlight Dusk a luglio, Kaguya-sama lo visuora ad agosto. Ma quanta cazzo di roba c'è di Star Comics questo mese, ma stai scherzando? No, ma poi tutta 666. Ma ragazzi... Allora, facciamo una bella roba. Calcolate che tanto uscirà tutto tra luglio e agosto. Esatto. Kamisama Kiss New Edition, Mao, Miracle Girls, My Son is Probably Gay, Olympia Clos. Imprescindibile. Olympia Kiklos, Queen's Quality, Kenshin. Kenshin lo faccio io. Sono 9 euro per Beppe. Sanpei, alla fine lo stai facendo, Beppe? No, alla fine no, sai. Alla fine no. 12 numeri no. Peccato. 3 numeri, 4 numeri. Peccato. Scams Wish, Seiri-chan, quarto grado. Vabbè. Four Nights of the Apocalypse, Seven Deadly Sins Collection, ultimo pack. The Tunnel to Summers, The Exit of Goodbyes, Ultramarine. Ucraina. Sì, chiaro, proprio quello. E basta, c'è tutto. Romanzo, volume 4 di 4, 3 di 4, 4 di 4. Romanzo e romanzo. Ma poi c'è perché avevano talmente tanta roba da annunciare che hanno cambiato immagine. Perché qua, ma guarda che c'è veramente tanta roba. Non abbiamo mai letto così tanto di Star Comics. Pensa, volevamo fare la parziale. Volevamo fare, sì, è vero che stiamo leggendo spazzatura tendenzialmente. Vabbè, però. Shiryaku dai capelli rossi, The Two Lions, Tokyo Aliens, Trillion Game, Tsubaki Cho Lonely Planet, Ultraman. No. Sarà così. Vanishing My First Love, Welcome to the Ballroom, What About Tomorrow, War Trigger, Yona la principessa scarlatta, Yuri is my job. Ah, Yuri è il suo lavoro. Hai capito? Va bene, pazzesco. Va bene, ragazzi, tutto tra agosto, luglio, luglio, agosto. Andate così, a saperlo, non manco ci provavo a leggerle le date. Va bene, carrellata della Giunti, roba per il nuovo film Pixar Elemental, che a me onestamente non ispira, però c'è chi si gasa. Paper Manzoni, che è tantissima roba. Vedo Indiana Pips, ragazzi. Indiana Pips, per forza. Lo sai che lo guardo ogni volta, Indiana Pips. Diana Pips, tanta roba. Le Witch, tanta roba. E poi abbiamo Diabolic, che non vedo adesso. Forse è già lì? Sì, giugno 2023. Eccolo lì. Aspetta, no, sotto sulle ristampe. Sì, quindi sono 3 euro per Beppe a giugno. Come sono le storie? Come sta andando Diabolic? Perché io... No, sta andando bene, cioè, è proprio quella lettura da treno, le Giussani l'avevano proprio inventata proprio per fare la lettura da treno, infatti era, sai, formato piccolo. Tra l'altro, in omaggio un Albetto inedito, hai visto?
infatti sono caldo, infatti io spero che qua, tanto spero che lo, cioè, che lo mandi, arriva dalle mie fumetterie un po' in ritardo. Vabbè. Sono carino, sai, ti metti lì, ti leggi lui tutte le cose che fa gli scannamenti. Caldo, no. Va bene, va bene, non c'è problema. Diabolic Magnum, una famiglia di guareschi a Venezia, che voglio dire. Sì, ma questo qui è il Corriere, io non lo so, provo ad andare intuito quando l'ho visto. Praticamente c'era, una volta c'era il Corrierino dei piccoli. Non so, io mi ricordo se si parlava di questo Corriere. E questo qui per me è, tipo, non so, tipo la di edizione. Addirittura, non in questo qua, vabbè, costa 14,90. Ma in quello dopo, il secondo numero, che qua di proposta, addirittura c'è la prefazione di Giacomo Poretti, raga. Serio? No. Mio padre? Sì. Tocca prendere. C'è scritto sotto, con la prefazione di Giacomo Poretti. Ora non so, io... chiediamo ai nostri followers nei commenti se ne sanno di più, se è quella roba lì. Però vedo che già tipo nel secondo c'è Al paese di Don Camillo. Mi ricordo che sul Corrierino dei piccoli andava la serie di Don Camillo. Però, ripeto, posso anche, cioè, non sono sicuro di quello che sto dicendo. Questo si chiama Il Corredino delle Famiglie. Attenzione! Era una vecchia rodivista, per quello Giacomo Poretti si casa, cioè. Da approfondire, ragazzi. Da approfondire. Sì. Vediamo, cerchiamo di capire e soprattutto, eventualmente, ci fossero informazioni in più da scrivere nei commenti. Giochi della Asmodee. Esatto. Che sono palesemente andati così. Fumetti Italia, abbiamo Lady Oscar, Margaret Midnight. Vediamo, qua cerco di andare un po' più veloce. Niente, tanto è già finito. Palesemente andate così, perché sì, robe che personalmente non riesco a riconoscere nulla di imprescindibile. Sergio Bonelli, editore, L'Apocalisse illustrata da Paolo Barbieri, Eternity 03, Mercurio Loi, il colore giallo. Loi. Giallo. Sì, Zombie Side Invaders, il confine 10. Tex sulla pista di Forte Apache. Tex Vendetta Indiana. Sono proprio curioso, ma vedi, guarda che il periodico di Tex e di Zagor non lo mettono. L'impaginazione è proprio cambiata. A parte che l'impaginazione è cambiata. Ma ti dicevo, come abbiamo visto anche la scorsa, i periodici di Tex e Zagor non li mettono. Non ci sono mai. No, non è vero. Solo Light, sì. Ti mettono solo. Sì, è vero. Pace, che ci devi fare? Dragonero. Quindi tutta carrellata dei draghi neri, delle avventure dei draghi neri. Dylan Dog Batman 2/3 all'inferno e ritorno, 4,90€ a testa. Sì, esatto. E boh, basta, fine lì. Non penso che abbiano bisogno di presentazioni né Dylan né Batman. Addirittura facciamo il crossover. Esatto. Poi l'aspettavamo da tempo. In memore, Dylan Dog presenta l'Enciclopedia della Paura 2023. Tocca? Questo è interessante, cacchio. Qua tocca, sì. 8,90, perché questo è il magazine. Il magazine di Dylan cambia pelle per trasformarsi in enciclopedia. Sto prendendo subito. Sì, 8,90 a testa. Numero. Questo è il primo numero di chiamata enciclopedia, quindi anche a livello collezionistico. Sì, ma poi io avendo fatto, poi essendomi recuperato tutti gli almanacchi, tocca. Beh, tocca solo. Va bene, 8,90 testa. Dilando 4,43 frammenti, 4,90 per Beppe. Il bis lo fai? Il bis anche quest'anno. Sì. Che fai? Certo. Forza! Neandò 440 dei bis, 4,90€ per Beppe. Giulia, lo stai ancora facendo? No, sai che Giulia l'ho stoppato. Sei un merda. Lo so. Ti devi permettere. Merda, lo so. Mia sorella. Però perché troppa roba, ha detto che sta tutta da quello che non è che leggevo meno volentieri, però che mi accumulavo di più. E quindi dicevo, se qua significa che sto accumulando quello, significa che gli altri mi prendono di più. E quindi, però il numero 300 lo prenderò da collezione. Ci può stare, d'altro canto, ognuno si fa le sue si tira le sue proprie somme. E bon, però per quanto mi riguarda, Giulia è un noir imprescindibile. No, ma non è figo, non è male. Voilà, e abbiamo sia il periodico che il bis. Martin Mister Speciale 40, Martin Mister 401, il romanzo di Martin Mister, la stirpe di Elan, Nathan Never 386, Nathan Never 385, non ci leggo veramente più un cazzo, bis. Esatto. Dampir 280, le storie Cal 129, Jim Gordon... Qua, il cugino di esatto di
del commissario. Va bene. Supertex 21, sono 4,90€ per me. Storia del West 52, Tex Classic, Zagor Classic. E va bene, ma va a sapere perché Tex e Zagor non li mettono i mensili. Ti giuro. Ma perché per me è per la cosa delle edicole, non lo so. Boh. Mi disturba sta roba. Virtual Tour delle fumetterie, carrellata di Bao Publishing con il solito zerone calcare. Amaju, come cazzo si dice, alla fine lo stavi facendo? Amaju sì, lo sto facendo. Quindi sono 8,90€ per Beppe. Hai due parole da dirci alla veloce di Amaju? Ma è strano, non so neanche come spiegarlo. Spiegaci. Ti giuro, vi dico. Boh. Non so, parla di sto bambino in questa foresta. Questa foresta, magicamente, gli oggetti che vengono abbandonati prendono vita. E sto bambino è lì che si prende cura degli oggetti abbandonati. Ogni oggetto ha una storia. Ha una storia da raccontare, gli animali anche iniziano a parlare, e lui è il custode, ed è praticamente lui e le storie di questi animali, di questi oggetti, ma di sottofondo c'è un villaggio dove c'erano due dei, è una roba strana da raccontare a parole, e sembra che la mamma di questo ragazzino veniva a visitare questi dei perché gli faceva piacere, poi è rimasta incinta, e sti dei eccetera eccetera, poi la proteggono, salvano il villaggio, ma poi sembra che succeda una roba, a sua discendenza rimane solo più sto bambino, e quindi poi da scoprire un po' la trama passata in realtà di chi è questo bambino qua, e niente, quindi la storia di questa foresta un po' particolare, dove ogni personaggio, ripeto, di racconta la sua storia perché è stato abbandonato, e lui se ne prende cura, no? Particolare così, ma è particolare comunque, ti dico, c'è proprio una storia un po' da scavare sotto sugli eredi, cioè su la famiglia di questo bambino in realtà. Che roba strana. Questo ok. Sì. Ok, quindi interessante. Sono gli spiriti del bosco, è particolare. Vabbè, toccherà approfondire. L'ultima notte a Pechino? Attenzione. Dopo essere cresciuto nella campagna cinese... No, ma non ci leggo veramente un cazzo, non è possibile. Cinese si è trasferito nella metropoli di Pechino e fa finta che il suo passato non esista, capito? Però una notte, una forte nevicata, la città e il ragazzo si ritrova a camminare... Oh, madonna! Oh, niente, non ce la faccio. Nevicata ricopre la città e il ragazzo si ritrova a camminare per le strade di città, gli sembra quasi di non riconoscere... La compagnia di una sua amica. Si sposta di locanda in locanda. Allora, non fosse che l'ho letto di merda perché sono veramente ceccato male. Sì. Sembra interessante, sì. O no? Sì, effettivamente. Sembra particolare di quelle, quelle robe, sai, tipo anche l'ultima bistecca nella Shinjuku, come menate di la taverna di mezzanotte, queste robe strane. Quella roba è anche, sì, quello è anche bello. Sì. Chissà, ultima notte a Pechino, così, da ricordarci eventualmente, sì. Buttare un occhio. E cercare di capire. Roba di Salda Press, che è andata così, Radiant Black, Sex. Tu questa roba qua fai qualcosa? No, l'unica cosa che ho fatto, che ho letto di recente, è stato Dua Powerbomb. Esatto. Va bene. Vabbè, The Walking Dead Color non ha bisogno di presentazioni. Tutti. Esatto, Savage Dragon, Nick Carter, Clara De Noce, capito? Il Pellegrino delle Stelle. Ah, i grandi maestri della storieta. Grandi maestri della storieta era una roba che sicuramente il primissimo volume che avevano fatto, ne avevo sentito parlare bene, la primissima storia più che altro, ne avevo sentito parlare bene. E poi è andata così, credibilmente. Avessi mai detto che poi non ho letto, guarda, non no. Ho fatto un cazzo. Vabbè, che ci devi dire. Classici del nero italiano per editoriale Cosmo, abbiamo Sadik numero 4 e sono 6,50€ per me, perché trovo che sia una raccolta molto interessante da fare. 49 storie brevi, 29 storie brevi. Da grande sarò una foca, perché da grande sarò una foca, mi sembra. Ognuno può fare cosa vuole quando è grande, per carità. E poi qua 001 edizioni, Gannibal c'è? Non lo vedo. Vediamo, qua vedo un Genji Hiroshima. Non sto vedendo Gannibal, quindi mi sa che niente Gannibal per te. Criminal, il Gringo, tantissima roba. Viaggio a Tokyo. Da qua c'è veramente, poi così scritto si capisce. No, si riesce a capire veramente.
io ti giuro, roba di Hayao Miyazaki, proteggere le streghe. Poi io ogni tanto non capisco neanche quando si cambia editore. No, è proprio buttato lì, non si capisce. Back, raga, back imprescindibile. Napoli, perché vuoi Napoli un sogno nel cuore, capito? Imprescindibile. Napoli torna, torna campione. Per quello che ti aiutano, ma sì, no, ma veramente non si dieta, assurdo. Capito? Cioè, prima lascia stare. Va bene, J-pop, vediamo un po' se sgamiamo qualcosa di figo nell'angolino di J-pop. Alice in Borderland sicuramente, che è interessante. DeadTube, madonna ragazzi, DeadTube. Che vi devo dire? DeadTube, io purtroppo... Allora, DeadTube io comprai solamente il volume 1 e poi anche questo l'ho letto in altre maniere, mi è stato, diciamo, passato. Che vi devo dire? E la trashata che sono più contento di aver letto. Dice, hai letto una trashata, ne sei consapevole, ma sei contento perché DeadTube mi prende, è bello. C'è solo, cioè, ve lo dico, cioè non è per gli impressionabili, perché c'è solo della violenza gratuita, del sesso violento gratuito, c'è delle robe devastanti, scorretto sotto ogni punto di vista, di gente che fa del male, si gasa a far del male, però ti prende, vi giuro okay. che ti prende. L'incipit è molto semplice, poi si evolve in mille maniere, ma l'incipit è, creano sta sorta di YouTube chiamato DeadTube, dove tu puoi caricare le peggio porcherie e più fai schifo, cioè più sei violento, più fai robe, più le tue robe prendono like per la violenza e la pazzia, più pigli soldi, cioè tu potenzialmente diventi milionario. Ok. Il più votato poi, perché poi di base non sei esente da conseguenze, però se vinci come il più votato di quel mese, a tutto a posto. Cioè gli sbirri non ti cercano, tu puoi aver scannato, puoi essere il peggio serial killer, aver bruciato vivi. Hai l'immunità. Se vinci, immunità. Chi ha più like diventa milionario e piglia l'immunità. Basta, l'incipit è semplicissimo, fate voi, leggete a vostro rischio e pericolo, a me fa impazzire. Bellissimo, detto, contentissimo di averlo letto. E di leggerlo man mano. Devil Lady 2... Golden Kamuy, I Am a Hero, sono 6,90 euro testa. Esatto. Inizial D, 12,90 euro per Beppe. Sì. Io non ho ancora avuto il coraggio, onestamente, andata così. My Dress Up Darling, che a quanto pare la gente si piscia. Oshinoko, Rent a Girlfriend, per carità. Tokyo Revengers. Qua non dicono manco più le date, si riesce veramente a capire in cazzo. No, qua proprio così. E J-Pop è andata così. Poi c'è Magic Press, c'è il Boy. Trattami sì, con dolcezza, bello. Beppe. Trattami con dolcezza. Sì, qua ci sono i migliori. Va bene. Cos'è Hogwarts? Hogwarts Legacy, la guida ufficiale. Sì. La guida ufficiale, certo. Attenzione. Però cazzo, l'ho fatto uscire 18 mesi dopo, vabbè. Cioè, quando oramai l'ho platinato, mi sembra giusto. Fammi fare una foto. Sì, anche se è brossurata, non lo so. Però vabbè, facciamo la foto, non importa, andate così. Anime Cult, Vino di Zucca, che l'ho visto pubblicizzato dappertutto, non so più per quale cazzo di motivo. Ma non so, io davvero, qua forse Cesco ci può aiutare, lui sembra una roba anni 80, però lui... Ragazzi, fateci sapere cosa cazzo è Vino di Zucca, l'ho visto strapubblicizzato, ma io se dovessi dire cosa minchia è, non... Niente, non lo conosco. Data indubbiamente, quantomeno momentaneamente così, la biblioteca sotterranea e poi, niente, si passa alla carrellata di action figures e dopo solo 3 anni siamo a Puzzle addirittura, Puzzle, t-shirt e Hasbro e Funko Pop. Dopo solo veramente 10 anni siamo arrivati alla fine di questa dolorosissima anteprima, perché veramente, cioè doveva non esserci un cazzo di niente. No, raga, ma l'anteprima light. Si è visto? È light, esatto. Vai a vedere quanto abbiamo fatto. Niente, siamo 2 ore 08 di registrato. Non oso immaginare... Cioè, non penso che il montato sarà tanto meno se facciamo di nuovo 1 ora e 50. Niente, secondo me sai che... O si fa la parziale o non è fisiologico fare un video più corto. Ma tanto, Beppe, cioè, hai visto che se avessimo fatto la parziale questo mese oggettivamente quanta roba ci perdevamo? Sì, perché non c'era Star Comics.
Cioè a Star Comics non c'erano gli editori minori, ce n'è stata di roba da dire, di cui parlare. Sì, è vero, è vero. Che dire? Allora, è stato un dispiacere, come al solito. Grazie, grazie per la visione, perché hai avuto la pazienza di arrivare fino al fondo. Come al solito ricordiamo che i conti non sono mai definitivi, perché noi buttiamo sicuramente di mezzo tutti i periodici e poi vagamente quello che ci ispira. Poi uno durante il mese può anche cambiare idea, aggiungere o togliere roba, farsi le sue valutazioni. Ricordiamo di sgranare responsabilmente. Esatto. Che purtroppo bisogna dirlo, perché sta roba qua rischia veramente di diventare una droga, di diventare un problema. Quindi mi raccomando, attenzione a cosa si ordina, ordinate con consapevolezza. Guardate sempre bene le edizioni, se vi piacciono, se vi fanno cagare, se sono robe che rischiano di essere infinite. Non comprate mai a caso, non comprate mai perché lo dice qualcuno, perché lo diciamo noi. Se Beppe dice, specie se lo dice Beppe, perché fatevi sempre le vostre ricerche, cercate di capire che cosa vi gasa e cosa no. Speriamo che questo video possa uscire in tempo, a differenza della 380 che è uscita 2 settimane dopo, e basta. Ci rivediamo per la 382, fate i bravi e buona serata. Buona serata a tutti.